Bene, benvenute a tutti e a tutti. Io sono Marco Martinez e sono presidente dell'Associazione Diritti Umani Parte Integrante. Come introduzione a questo incontro pubblico di questa mattina, che è dedicata oggi al 17 maggio, è dedicato alla giornata internazionale contro la transfobia, però in questa occasione presentiamo un progetto più ampio, da come abbiamo comunicato nei rapporti con la stampa, nei comunicati, e un po' diciamo con la nostra produzione che abbiamo fatto attraverso i social network, presentiamo un progetto che è di una certa ampiezza e che si snoderà man mano che vedremo gli interventi dei numerosi relatori. In apertura, siccome appunto oggi è la giornata internazionale di lotta contro l'omotransfobia, abbiamo un video da farvi vedere, dura pochissimo. Questo video qui nasce da una collaborazione con Antonio Carnieri, che regge la responsabilità di una pagina Facebook che è quasi un'associazione, si chiama Cortone contro le discriminazioni. È una pagina Facebook che è nata qualche mese fa e ha raccolto centinaia di adesioni, e che si propone di operare contro la discriminazione e contro tutte le discriminazioni sul territorio di Crotone, ma anche diciamo in provincia di Catanzaro. Allora, adesso vi faccio vedere questo video introduttivo perché è molto significativo, e poi ce ne sarà un ultimo, dura pochissimo, un minuto e mezzo, poi ce ne sarà un ultimo che proietteremo alla fine di questo incontro. Allora, dovrebbe essere il numero, diciamo. Qui Crotone contro le discriminazioni, in collaborazione con l'Iperitivo. Il 17 maggio è la giornata mondiale contro l'omofobia. Lei sa che cos'è l'omofobia? No, esattamente no. Praticamente è l'avversione contro le persone omosessuali. Lei cosa ne pensa delle persone omosessuali? Dovrebbero morire tutte, certo. Come mai? Perché è una schifezza. È proprio... Non la gente, è proprio una schifezza. Per me è proprio una schifezza. Ma secondo lei ci dovrebbe essere persino alcune pene per le persone omosessuali? Sì. Del tipo? Le devono castrare. Va benissimo. Ecco, come avete visto, questa è un'intervista a Antonio Carriere col gruppo Crotone contro la discriminazione, collaborante con una web TV che in questo momento sta riprendendo questo nostro incontro. Io se riesco riproietterei il fondale, ma il computer stamattina mi fa un po' effetto. Comunque sul fondale poi arriverà dopo. E innanzitutto io voglio ringraziare la città, voglio ringraziare il sindaco che più tardi passerà per un saluto, l'assessore Rosario Piccioni, con il quale ci siamo coordinati, e il comune stamattina ci ha permesso di utilizzare questa splendida sala, questo splendido palazzo per questo incontro. Io qui come introduzione mi fermo perché le relazioni sono veramente tante. Chiederei ai relatori una cortesia. Innanzitutto un ringraziamento a tutte le associazioni intervenute, vedrete che sono tanti, e chiedo ai relatori di dedicare diciamo il primo minuto del loro intervento per presentare brevemente la loro associazione, così a chi ci ascolta diciamo c'è un quadro d'insieme molto, molto più ampio. Io passo subito la parola per il primo intervento di quest'oggi a Federico Cervinara, che è segretario dell'Associazione Diritti Umani Parte Integrante e che presenta una relazione focalizzata proprio sul tema di oggi, dal titolo La matrice culturale, etica e disvalorizzata dell'omotransfobia, il parenticom, meccanismo di controllo sociale, luogo di patriarcato e razzismo. A te la parola. Allora, io sono esonerato dalla presentazione dell'associazione perché abbiamo il presidente che poi nel corso del convegno avrà modo di spiegare le strategie che l'associazione vuole perseguire. Io devo parlare di questo argomento che è l'omotransfobia, quindi la prima cosa che mi preme sottolineare è dare delle brevi definizioni di che cos'è l'omosessualità, perché proprio ricollegandomi all'intervista che abbiamo appena visto, quando
la persona intervistata dice, parla di castrazione, evidentemente associa il concetto di omosessualità al concetto di pedofilia. È così evidente questo, questo parallelo distorto, per cui mi preme sottolineare dicendo che l'omosessualità è una modalità con la quale si manifesta l'orientamento sessuale di un individuo e si traduce nella, nell'amore barra attrazione verso una persona dello stesso sesso. Quindi le dinamiche che sottendono all'omosessualità sono analoghe alle dinamiche dell'eterosessualità, nel senso che una relazione non può basarsi sull'effimero come qualcuno sostiene, perché persone che stanno insieme per anni evidentemente sono persone che intendono condividere un progetto di vita. Da cosa nasce quindi l'omofobia e la transfobia? Il processo di socializzazione degli individui non è un processo che avviene in una società dove l'omosessualità viene declinata secondo una logica di accoglienza e secondo un concetto valoriale positivo, perché la società nella quale viviamo è una società che è eterosessista, è una società che è eterosessista in una accezione particolare, una società dove il maschilismo e il concetto di essere maschio è ancora fortemente radicato, e da ciò discendono tutta una serie di discriminazioni rispetto a ciò che è diverso rispetto al concetto di virilità. Quindi l'omosessualità viene percepita come tutto ciò, cioè l'omosessuale maschio è tutto ciò che non è un vero uomo, una lesbica è tutto ciò che non è una vera donna. Questo secondo la percezione sociale. Ovviamente noi dobbiamo fare un discorso di verità. Fare un discorso di verità significa ricollocare la dimensione dell'omosessualità da un concetto astratto e da una categoria ad una dimensione di umanità, ritornando alla persona. Quindi al di là dell'orientamento sessuale, una persona omosessuale è semplicemente una persona che ama o si è attratto da una persona dello stesso sesso. Ovviamente i modi con i quali ciò avviene variano da persona a persona, proprio nel rispetto dell'unicità dell'individuo. Allora, un discorso così semplice che, detto in questi termini, risulta lineare, in che cosa si intoppa? Perché poi assistiamo a fenomeni dove l'omosessualità viene vissuta in primis con disagio degli omosessuali e viene percepita dalla società come qualcosa che è oggetto di stigma, perché fondamentalmente sono cambiati gli strumenti di controllo sociale. In passato avevamo un potere verticale. Immaginiamo ad una società retta da un dittatore o da un sovrano. Il potere e il controllo parte dall'alto e questo meccanismo a cascata arriva a far interiorizzare in una data società determinati valori che, condivisi o meno, sono le regole che spingono l'individuo a dover essere o dentro o fuori il sistema. Quindi quei concetti che a me spaventano, come il concetto di normalità, sobrietà, non sono altro che dei contenitori vuoti che vengono poi riempiti di contenuti da chi detiene il potere, perché sostanzialmente chi stabilisce cosa è normale, chi stabilisce cosa è sobrio, sono dei concetti che di per sé non hanno significato, ma assumono una valenza politica e possono diventare stigma sociale nel momento in cui quella diversità viene percepita come qualcosa che si discosta dalla norma e che deve essere contrastata perché non è in linea con il sistema. Allora, nella società odierna i meccanismi di controllo sono ancora più subdoli, perché il controllo adesso è un controllo che si
maniera orizzontale. Immaginate quello che succede alla trasmissione, a una trasmissione nota come il Grande Fratello. Immaginate la società e quindi il nostro comportamento in una situazione nella quale noi sappiamo di avere quest'occhio che ci controlla 24 ore su 24. È evidente che in una situazione di controllo costante la libertà dell'individuo è limitata dal fatto che c'è una forma di soggezione rispetto al comportamento stesso. Allora, rispetto all'orientamento sessuale, rispetto alle persone omosessuali, questa situazione genera da un lato dei nuovi controllori che sono in particolare controllori che vivono in dei contesti, in delle istituzioni dove la mentalità maschilista è la matrice di odio e di razzismo è ancora più radicata. Immaginate ad esempio i contesti mafiosi, dove ovviamente essere uomo in quel contesto è ancora più accentuato, quindi la differenza netta tra essere un vero uomo e non esserlo si declina in maniera più forte. Immaginate ad esempio l'ambito calcistico, dove un calciatore non viene apprezzato per il fatto che è bravo o meno in campo, ma lo diviene se nella misura in cui è un uomo esercita la forza, esercita la violenza, esercita quella predominanza verso l'altro. Allora anche le persone omosessuali vivono questo disagio, perché il processo di socializzazione di un omosessuale non avviene su un'isola deserta dove ovviamente parti da una tabula rasa, ma avviene in quella stessa società dove l'omosessualità è percepita come un valore negativo. Allora, cosa succede? Se una persona si sente dire che è diversa, glielo si dice in tutti i modi possibili e immaginabili, in ogni occasione, viene percepita come qualcosa che, di cui doversi vergognare, allora una persona omosessuale finisce che interiorizza questo aspetto e là nasce un conflitto che talvolta porta a delle conseguenze estreme. Se noi andiamo ad analizzare i suicidi che avvengono tra i giovani, spesso e volentieri questi suicidi avvengono per la non accettazione del proprio orientamento sessuale. Ma io mi interrogo e dico: sono dei suicidi veri o sono degli omicidi di massa? Il responsabile è la persona che in quel momento compie l'atto, o la causa è da ricercare in chi quell'atto lo alimenta? Allora l'omofobia è qualcosa di veramente subdolo, perché non dobbiamo immaginare l'omofobia solo in un'accezione di violenza fisica. Noi dobbiamo immaginare l'omofobia soprattutto nella accezione di condizionamento psicologico. E il panopticon non è altro che questo. Il panopticon è una struttura carceraria ideata da Jeremy Bentham, nella quale viene costruita al centro di questa struttura una torre nella quale stanno le guardie e intorno vengono costruite le celle. Ovviamente il detenuto, per qualunque motivazione, si trova all'interno del carcere proprio perché sa che è dominato da quest'occhio sempre presente, tiene dei comportamenti di assoggettamento a quelle che sono le regole. Trasferito il concetto dal carcere alla società, che succede? Che una persona nel momento in cui cerca di essere se stessa non riesce mai a fare con quella libertà, perché sa che è sottoposto a dei meccanismi di controllo. Allora l'omofobia diventa disagio, diventa difficoltà anche di vivere nella, tra virgolette, normalità. Io sono omosessuale e ho sempre sognato non di avere la mia libertà, non la immagino come qualcosa di rivoluzionario. Io la mia libertà la vorrei vivere nella mia quotidianità,
nella possibilità di fare le stesse cose che una coppia eterosessuale fa: andare a fare la spesa il sabato mano nella mano col proprio compagno. Per me è una vittoria, sarebbe una vittoria, però la società, se vede due donne che camminano mano nella mano, è normale, perché due donne possono esprimere una tenerezza, le donne possono essere sensibili, due uomini non hanno il diritto di piangere, di esternare i propri sentimenti, perché questo è riconducibile, lo possono fare le donne, non gli uomini. Allora, dove sta il passaggio? Innanzitutto nel riconoscere la matrice di questa violenza. Quando parliamo di omofobia, non dovremmo parlare di omofobia, dovremmo parlare di odio vero e proprio, perché la claustrofobia, che è la paura dei luoghi chiusi, come reazione genera una reazione contraria, di fuga dalla situazione che crea disagio. Nel caso dell'omofobia non è così, perché c'è un accanimento subito verso le persone omosessuali. E poi l'altra matrice è il patriarcato, perché tutto ciò che è riconducibile ad una mentalità maschilista, ma non nell'accezione dell'essere uomo, perché io sostengo che un omosessuale maschio è un uomo, non seguo quella strada di costruzione dell'omosessualità maschile come abnegazione della virilità, perché io mi sento uomo a tutti gli effetti. Il problema è quando essere uomo, essere donna, diventa fonte di discriminazione, quando le donne non possono, non hanno gli stessi diritti, quando una persona che ha una diversità, e quella diversità non viene percepita come un valore aggiunto, ma viene percepita come uno stigma, che nasce il problema. Allora dovremmo riflettere anche sui fallimenti che hanno portato oggi ad un'Italia che non è recettiva rispetto al cambiamento, e forse la strada sarebbe quella di non fare il tiro alla fune tra, o la guerra tra i poveri, tra coloro i quali cercano di portare e di promuovere l'affermazione dei diritti di categoria, ma probabilmente la strada è quella di riunire tutto il mondo dell'associazionismo, trovare una matrice comune e trovare degli strumenti di lotta che possano abbattere quell'odio, quel concetto di patriarcato che sono la causa dello stigma. Grazie. Grazie Federico, e più Federico ha cominciato ad introdurre, insomma, delle tracce di quello che è il nostro progetto, perché semplificando, diciamo, al massimo, è passato il tempo di lavorare contro le discriminazioni a compartimenti stagni, almeno noi pensiamo così, per cui bisogna, diciamo, questa logica di lavorare a compartimenti stagni, cioè vuol dire le associazioni che si occupano delle discriminazioni sulle cose di cui si occupano, da una parte in questi ultimi anni ha professionalizzato le associazioni, qui è stato sicuramente importante, dall'altro però dobbiamo dire chiaramente non si sono raggiunti dei grossi risultati. Ecco perché adesso vorrei introdurre la relazione di Giovanna Vincenti, forse ci dovrebbe avvicinare perché il tavolo è molto lungo. E li facciamo arrivare subito. Allora, Giovanna Vincenti, femminista e sociologa, direttore del centro di Women Studies e Milla Villa dell'Unica di Alta Vacata, che presenta la sua relazione, qui già cambiamo completamente argomento, violenza di genere tra vecchi pregiudizi e presunte libertà. Sì, dopo cambiamo argomento, però la matrice rimarrà simile. Non ci siamo parlati con Federico, però un po' ci conosciamo, quindi cercherò di spiegarvi dopo una breve presentazione che vi farò del centro, come è stato richiesto, perché va in sintonia il mio discorso, nonostante appunto
parli di un fenomeno che non necessariamente sembra collegato. Allora, il centro di Women's Studies è un, non è una situazione, ma è una struttura dell'università della Calabria, è un centro interdipartimentale che ha l'obiettivo di fare ricerca e formazione su le questioni di genere. Non mi fate ingannare dal titolo, che è un po', dal nome che è un po' tradizionale di Women's Studies, noi siamo posti anche spesso l'obiettivo di cambiarlo, però fa riferimento a una tradizione che parte dagli anni 60, quando le discriminazioni in primo luogo erano discriminazioni nei confronti delle donne, quindi per tradizione manteniamo questo, ma non ci occupiamo solo di discriminazioni nei confronti delle donne e di discriminazioni di genere. È un centro interdipartimentale come sei a Calabria, che però dal 1994 quando è fondato, è il secondo centro di Women's Studies in Italia in università. Ha sempre cercato di avere un rapporto con il territorio, ad esempio nel nostro comitato scientifico ci sono ovviamente docenti dell'università, ma ci sono anche persone che sono elette insomma da un'assemblea, e Federico è una di loro. Allora, perché vi dicevo che io mi collego, diciamo, sono in sintonia sul discorso di Federico? Perché Federico a un certo punto ha detto c'è una matrice della violenza. Ecco, proprio sulla matrice della violenza vorrei concentrarmi. Perché Federico non l'ha detto, ma insomma, per chi conosce un po' la letteratura era sottesa al suo discorso. E quando noi parliamo di differenze, diversità e di discriminazioni, per inciso, è una cosa bellissima parlare di differenze. Se le differenze fossero solo declinate in senso descrittivo, non sarebbe problematica avere un mondo ricco di differenze. Il problema è l'attribuzione di senso che noi diamo alle differenze, per cui ci sono, per parafrasare Orwell, alcune differenze che sono più differenze di altre. Quindi il nostro problema è concentrarci su quella che è la discriminazione di persone, più che noi riteniamo a cui attribuiamo una patente di diversità. Vedete, quando parliamo di violenza, alla violenza omofobica e transfobica abbiamo un piccolo vantaggio, che ormai se ne parla tantissimo, abbiamo dei dati, è molto conoscibile, ci sono delle leggi, anzi nel corso degli anni ci sono leggi che si accavallano sempre di più. Se ne parla molto quando si parla in particolare di eventi violenti. Oggi noi siamo tutti disposti a riconoscere come violento lo stupro, ma anche lo schiaffo, ma anche in certa parte la violenza psicologica. Siamo un po' meno pronti ad affrontare la violenza nei confronti delle donne in quanto violazione dei diritti umani. In realtà la riconosciamo sempre in un contesto in cui le donne che subiscono violazione dei diritti umani sono donne altre, quindi ad esempio le donne musulmane, come se la violenza che subiscono donne di tutte le culture, perché la violenza delle donne è assolutamente trasversale, non fosse appunto una cosa che attraversa la società. In ogni caso, questi eventi non li riconosciamo e siamo pronti a stigmatizzarli. Quello che ancora non riusciamo a fare come società è andare a individuare la matrice della violenza, il contesto in cui si anima la violenza, che Federica ha definito patriarcato, potremmo definirlo dominio maschile, come ad esempio lo definisce un importante sociologo contemporaneo che è Bourdieu, l'unica citazione corta che faccio, vi faccio vedere delle immagini. Bourdieu ci dice che il dominio del maschile sul femminile si è esercitato sempre nel corso della storia e da tutte le latitudini, e Bourdieu attribuisce al dominio maschile tre caratteristiche: la distinzione pubblico-privato, la divisione sessuale del lavoro e il controllo sul corpo delle donne. Quando parliamo di controllo sul corpo delle donne, quindi parliamo di controllo della fertilità e di violenza, ovviamente. Violenza che può essere domestica, violenza che può essere invece agita nello spazio pubblico da parte di estranei, che come sappiamo è assolutamente residuale rispetto ai dati che abbiamo. E Federico ci ricordava che il fondamento di questa matrice, se volete, è riconducibile al nostro stesso pensiero occidentale. Il pensiero occidentale si compone di coppie concettuali: bello, brutto, buono, cattivo, normale, anormale, diverso. Ora, anche qui, se noi avessimo coppie concettuali che possiamo descrivere
descrivere, che possiamo esclusivamente descrivere, non è un problema, solo che entra in maniera evidente all'interno di queste coppie concettuali la matrice del potere. Il potere che non è soltanto controllo o capacità di esercitare fisicamente, con le armi, con i mezzi di produzione, diceva qualcuno, appunto questo potere, ma è soprattutto il potere di attribuire significati, di nominare le cose. In altre parole, il potere di nominare che cos'è normalità. Tutte le cose che noi riteniamo più normali, in realtà sono costruite socialmente nel corso della storia da chi aveva il potere di nominare quelle cose. Non c'è nulla di oggettivamente normale. Vedi, come tu dicevi, quell'intervista, proprio perché una delle coppie concettuali basilari più forti è la coppia uomo-donna, secondo me la castrazione era proprio il tentativo di ricondurre a senso un omosessuale, quindi, perché nella maggior parte dei casi nel nostro immaginario l'omosessuale è il maschio, quindi un uomo che ama un uomo è inaccettabile secondo l'immaginario simbolico comune che sia un uomo. E quindi attraverso la castrazione simbolicamente deve essere ricondotta a donna, perché dobbiamo essere tranquilli noi, dobbiamo ragionare sempre sul coppio binario, e quando qualcosa esce fuori da queste coppie ovviamente andiamo in panico. Allora, proviamo a riconoscere un po' questa matrice. Perché aumentano le violenze contro le donne nonostante ci sia un cambiamento culturale? Perché siamo continuamente, riusciamo a riconoscere, come dicevo prima, gli eventi, non riusciamo a riconoscere come si alimenta, forse perché non vogliamo affrontare il nucleo forte del potere. Adesso vi faccio vedere, quindi vedo abbastanza, vi faccio vedere le immagini. Mi concentro ovviamente su, mi concentrerò in particolare sui mass media, e vi farò vedere come i mass media ancora oggi continuano a riprodurre un certo tipo di immaginario, soprattutto sul femminile. Perché vedete, quello che questa società patriarcale, chiamiamola patriarcale, possiamo utilizzare altri nomi, quello che la società continua a fare, anche se è disposta ad esempio ad aumentare le pene nei confronti di chi commette, e quindi la violenza contro le donne è ricondotta ad un elemento emergenziale, aumentiamo le pene, c'è un'emergenza femminicidio. Può darsi che ci sia un'emergenza, ma finché continuiamo a trattare questo tema come emergenza, abbiamo alibi per non affrontare quello che vedremo più avanti. Allora, gli esempi che vi potrei portare sono tantissimi, ho fatto una selezione, ho iniziato a preparare queste presentazioni il 15 maggio, ma ogni giorno ce ne sono, c'è un gruppo che in maniera anche abbastanza ironica va a prendere alcune dichiarazioni che sono assolutamente riconoscibili, che la traduco dall'inglese per chi non conosce, per noi questo è un giornalista statunitense. Non possiamo impedire ai ragazzi di essere ragazzi. Le ragazze che indossano i leggings si mettono nella linea del fuoco. Che sta dicendo questo giornalista è una cosa assolutamente riconosciuta e riconoscibile, che è colpa delle donne, perché i ragazzi hanno questa istintualità. Vedete che non è offensivo solo per le donne, anzi più che offensivo per le donne, questa cosa è offensiva per gli uomini. La didascalia dice stupido del giorno, in realtà non dice stupido, non conosce l'inglese, non può riconoscere. Qualche tempo fa, forse l'avete vista, c'è stata, questa è una pubblicità Progresso, era stata indicata soltanto il manifesto con la nuvoletta, vorrei che mio marito, in tutti i luoghi in cui questi manifesti erano esposti, si sono accavallate delle cose scritte a pennarello da persone non identificate. È stata anche criticata questa campagna, però questa campagna aveva proprio l'obiettivo di dire, dal punto di vista sociale, se noi diciamo una cosa del genere, qual è la risposta? E qualcuno, ad esempio, qui ha scritto, vorrei che mio marito menasse più forte. Quando cammino per strada mi piacerebbe essere trombata. Quello che chiedono le istituzioni, un ferro da stiro. Quando cammino per strada mi piacerebbe, scusate. Allora, non voglio dire che tutta la Chiesa è così, anzi la Chiesa sta molto cambiando. Sottolineo questo aspetto proprio perché sono certa che la Chiesa sta molto cambiando. E proprio perché la Chiesa è un'istituzione così importante, anche potenzialmente rivoluzionaria rispetto a un certo cambiamento culturale,
dispiace, non mi dispiace far vedere qualche esempio di discorsi che ancora sono profondamente diffusi. Questa è recentissima. E il cardinale Pezzetto, già presidente della Pontificia Accademia per la Vita, un mese fa praticamente, vedete anche, ci avviamo alla questione dei mass media, come anche la scelta del titolo da parte di un giornale importante, questa è La Stampa, va nella direzione di dare un'indicazione, seleziona anche una cosa che dice Sgreccia. Il dibattito è, che si intreccia anche con il dibattito sulla 194 e quindi sull'aborto, per le donne violentate la gravidanza è un dovere. A un certo punto, dice Sgreccia, certo, per non interrompere la gravidanza si chiede alla donna l'eroismo di vedermi il bene primario della vita come chi lo riconosce con un bimbo abbandonato per strada. Comprendo che la situazione possa anche essere percepita come un'intrusione, anche per me è una storia di una vita che crea turbamento, ma comunque se avvenuto il concepimento non sarebbe eticamente impossibile l'aborto. È una sottolineatura chiara di invisibilizzazione della donna. Che cos'è? Qual è il soggetto che prevale nonostante ci sia stata una violenza enorme? Non sono delle violenze più brutte che la possiamo immaginare, perché è una violenza all'interno di un conflitto che è un conflitto che è stato definito un conflitto etnico. Quindi immaginate il dramma che vivono queste donne. Il soggetto principale non è la donna, non è la vittima, ma è il nascituro. Ancora la chiesa, che qualcuno ve la ricordate forse, questa è abbastanza famosa qualche anno fa, parrocchia di Lerici, un cartello che viene acquisto dal parroco, donne facciano sana autocritica, quante volte provocano? Ci ricolleghiamo alla giornalista, a quello che diceva prima, anche qui, signor Bertoldo, le donne inducono in tentazioni loro stupratori e fanno più vittime dei preti e pedofili. Non sono tutti i preti, ovviamente, che dicono così, ma il fatto che ci sia anche soltanto uno che ancora lo dica, secondo me, è significativo di un certo clima. Molto velocemente, qui parliamo delle ultime elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è un continuo di riferimenti a questi aspetti, in città dove stupro è Dio, gli stupri legittimi portano raramente alla gravidanza. Che cos'è? Se non altro una, da un lato una depersonificazione del femminile, delle donne. Quando noi vogliamo dominare dei soggetti, la prima cosa che facciamo, questo storicamente nel corso della storia, è ridurre in cosa? È oggettivarlo, pensate a tutta la pubblicità, quello che fa sul corpo delle donne e su parti del corpo delle donne. La banalizzazione della violenza attraverso il mass media. Vi farò adesso vedere degli esempi, però ditemi se ho un po' di tempo, perché questo è molto veloce. Da un lato quindi l'oggettificazione delle donne, la colpevolizzazione della femminile, la banalizzazione della violenza, il fatto che il soggetto che vedrete adesso in tutte le cose che farò vedere è sempre l'abusino, quasi mai emerge come soggetto colei, nella maggior parte dei casi, che la violenza lo subisce. Lei lo sveglia troppo presto e lui la riempie di botte. Che cosa vuol dire quel titolo? Che cosa dovrebbero fare i giornalisti? Il titolo che avete presentato è un titolo che descrive la violenza di un uomo come conseguenza di un comportamento della donna, esattamente quello che ci dicevano negli Stati Uniti. Si racconta i fatti e si assume il punto di vista dell'abusatore. Si associa la violenza, dovremmo leggere l'articolo nel primo tempo, al clima della discussione, siccome volevano insulti per queste due persone, allora forse possiamo giustificare la violenza. La violenza scatenata dall'uomo viene proposta come la versione della fidanzata, quest'uomo è stato condannato, eppure il giornalista parla di versione della fidanzata. I graffi in faccia, perché si sottolinea moltissimo che anche quest'uomo che aveva esercitato violenza in comunità, ha anche qualche graffetto in faccia. Io, vengono equiparati a calci e pugni, quest'uomo ha massacrato questa donna, il giornalista sottolinea però che aveva anche qualche affetto in faccia. Quindi c'è un arresto, ci sono provvedimenti di restrizione, eppure il giornalista dice forse il presunto, l'ultima parola, se leggessimo l'articolo, viene data all'aggressore che dichiara di essere lui vittima. E perché vittima? Perché lei aveva svegliato. Allora, fate caso che voi, se già non lo fate, alle immagini che accompagnano in televisione, ma anche sui media che vediamo, insomma, le
pubblica online, corriere online, sono tutte cose che ho preso da questa. Ogni volta che si deve utilizzare un'immagine da accompagnare un articolo che parla di violenza, non è, il 90% dei casi di violenza avvengono all'interno delle mura domestiche. Eppure tutte le immagini che accompagnano i soldi sono immagini che descrivono donne all'esterno. Descrivere il pericolo che c'è all'esterno delle case da un lato deresponsabilizza, soprattutto responsabilizza le donne italiane, perché quando parliamo di esterni parliamo di strano, e allora quindi nell'immaginario è l'extracomunitario che è pericoloso per noi. Guardate però anche questo tipo di foto, vedete come viene estetizzata la violenza, persino quando sono vittime, quando subiscono violenza, le donne sono belle, alte, piacevoli. Indossano ogni donna. Mi dite che senso ha un'immagine così estetizzata per parlare di una violenza? Causa in rete, autoreggente, vedete questo tipo di immagini? È un continuo. Le cause strappate, cioè stiamo erotizzando un episodio. La vittima viene, le donne vengono sempre descritte come vittime. Qualcuna che deve essere protetta continuamente, come se non ci fosse un'agency da parte della legge, possibile da parte della famiglia. Anche quando si parla di minori, forse è ancora più grave. Allora, qui un articolo si fa che su due studentesse di 14 e 15 anni si vede una donna in minigonna. Qui sono giornali mainstream, non sono l'ultimo foglietto di gossip. Sono i giornali che leggono tutti i giorni che utilizzano questo tipo di immagini. Anche qui si parla di minorenni. Questo perché è pericoloso? Perché in questo paese, in Italia, ma non solo in Italia, c'è un fenomeno gravissimo di stalking, eppure noi abbiamo un'idea di amore e di comportamento che sono l'anticamera della violenza e lo vedremo. Le donne sono sempre violenti, gli uomini sono sempre prede di passione, quando sono molto anziani. Le donne devono fare attenzione, ma questo ci suggeriscono i giornali, a quello che indossano. E ad esempio quando si fanno poi le ricerche, una donna su tre pensa che è colpa delle donne se sono stuprate, se subiscono violenza. Molto ragione, interrompete in qualsiasi momento. Il giudizio comune che viene costruito attraverso questo bombardamento mediatico è di colpevolizzazione verso la vittima, che è sempre responsabile di aver attirato lo sguardo, e i messaggi sono quasi giustificatori nei confronti dell'abusino o anche dell'assassino. Guardate, fate attenzione alle parole che utilizzano i giornali e i telegiornali quando ci parlano delle vittime. L'abusino è sempre o malato, o depresso, o è stato tenuto, o ha perso il lavoro, o è la colpa di gelosia. Che cosa stiamo facendo? Stiamo giustificando quella matrice strutturale? È ubriaco, è innamorato, non ha accettato la separazione, ha avuto un raptus di gelosia al culmine della lite. Vi faccio molto velocemente vedere qualche esempio per dirvi che sono cose reali che sto inventando. È la colpa di gelosia. La furia sarebbe stata scatenata dalla ragazza che in un momento di intimità ha pronunciato il nome dell'ex. La ragazza che scatena la furia. Continuiamo a giustificare questo modello. Una lite furibonda, motivi di gelosia, perché la gelosia e la passione sono delle cose che noi riconosciamo, anzi a cui attribuiamo un valore positivo. E nel momento quindi che diciamo era tutto innamorato, era geloso, un raptus di passione, è come se sedimentasse nel nostro immaginario che siccome quelle sono positive, diventa quasi positivo e accettabile. Uccisa per gelosia, follia, la tragedia della follia, gelosia, figlia cieca, gelosia, vita scoppiata con un amore passionale, razzo occupato, depressione cronica, vita per gelosia, razzo di gelosia, il delitto potrebbe essere dovuto allo scompenso mentale dell'uomo, non accetta la separazione. Ci sono anche delle, guardate anche le immagini, quando si identificano uomini, ovviamente non è la visione qui, però sono immagini in cui gli uomini appaiono disperati, si tengono la testa tra le mani, eccetera. Particolari macabri, avevo,
un'altra giustificazione, va proprio su di lì. Ha ucciso Antonella dopo un lungo abbraccio. Che particolare è questo? Che cosa, che indicazione ci sta dando? Ripeteva di Marla, delitto passionale, delitto passionale, delitto passionale, delitto passionale, delitto passionale. Per tutti era il fidanzatino perfetto, questi uomini sono tutti uomini. I vicini ci dicono, non ce ne eravamo mai accorti che fosse malato, perché immediatamente la brava persona, il buon padre di famiglia, diventa, non ce ne siamo mai accorti, però diventa immediatamente malato. Mi sto avviando alla conclusione, era un marito e padre affettuoso, questo ha ucciso con non so quante coltellate l'amante, però un marito e un padre affettuoso. Beh, si parla della vittima? Sì, si parla. Ci sono foto della vittima? Sì. Guardate, nel 99% dei casi le foto della vittima sono soltanto quando le vittime sono giovani e belle. E quando sono molto giovani e belle, e anche magari famose, ci sono, questa è la Repubblica, gallerie di foto in cui viene descritta la bellezza di questa donna. E poi alcuni articoli ci dicono anche che esplicitamente la colpa era sua. Suo moglie non l'avrebbe mai lasciato, ma quella donna dell'est, giovane, alta, bionda, l'aveva coinvolto troppo. È stata uccisa questa ragazza, perché poi l'aveva coinvolto. Quel dilemma gli creava ansia, e quindi l'ha risolto con due colpi di pistola. Poi pronunciò il nome dell'ex fidanzato. Voleva i soldi, non il suo affetto. Scintilla di follia che trasforma un imprenditore buono in feroce assassino. Vengono uccise anche le prostitute, a me non bastavano 100 euro previsti per la prestazione. Lei lo mette alle strette di legge. E poi ci sono anche gli elementi in cui, ad esempio, le donne e gli uomini danno conto di aspettative di demoni di genere. Quindi la ribellione di un uomo debole dominato dalla personalità ben più forte della moglie si ribella e lo fa nel modo più sanguinoso. Quindi questo omicidio nasce in una situazione in cui non è più riconoscibile chi è l'uomo e chi è la donna. Insomma, sono andata veramente molto velocemente, perdonatemi. È soltanto una selezione piccolissima di questo immaginario, di questo simbolico, che è il luogo in cui ancora si alimenta questo potere. Chiamiamolo patriarcale, chiamiamolo dominio maschile, chiamiamolo dominio della normalità, condanna della normalità, trappola della normalità, chiamiamolo come direbbe Foucault, disciplina. Ecco, forse imparare a conoscere questo contesto di disciplinamento all'interno del quale siamo tutti immersi è un passo per cominciare ad affrontare il problema legato a tutte le violenze. Grazie. Giovanna, e adesso chiamo Rita Barbuto. Se vogliamo fare un salto in avanti, ma non credo che lo permetta.
l'obiettivo principale quindi dell'organizzazione della tutela dei diritti umani delle persone con disabilità, la lotta alla discriminazione e le pari opportunità. Io non ho preparato una relazione perché ho pensato che cosa posso dire, che cosa posso raccontare. Fare una relazione accademica non mi sembrava il caso, perché la questione della disabilità è una questione della storia delle persone con disabilità e della storia di un intero popolo. Qualcuno parla, dice, è il terzo paese del mondo, il terzo stato del mondo. Quando parliamo di persone con disabilità parliamo di 600 milioni, e la cifra è per approssimazione, di persone con disabilità. Quando parliamo di disabilità parliamo di ognuno di noi, nel senso che dalla nascita alla morte noi vediamo condizioni in cui abbiamo bisogno degli altri per riuscire a svolgere quelle che sono le funzioni, le attività della vita quotidiana. Abbiamo bisogno degli altri quando siamo bambini, abbiamo bisogno degli altri quando ci capita qualcosa, un incidente, una frattura, eccetera, eccetera. Abbiamo bisogno degli altri quando siamo malati, abbiamo bisogno degli altri quando siamo anziani. Pensate che la vita si è allungata tantissimo perché negli ultimi 30, 20, 30 anni della nostra vita noi siamo delle persone con disabilità. Per cui non mi sono sentita di fare una relazione, perché penso che parlare di disabilità appartiene a tutti noi. Allora ho pensato di raccontarvi la storia delle persone con disabilità. Da sempre, le persone con disabilità, e ci tengo che sia utilizzato il termine persone con disabilità, perché innanzitutto siamo delle persone, se iniziamo a cambiare il linguaggio, dicendo il linguaggio, proprio il modo di esprimerci, cambiare il nostro modo di pensare, perché il linguaggio esprime un pensiero. Se io parlo di persona, allora mi ricordo sempre che non è quell'oggetto di cui parlava prima la dottoressa, no? Quando si oggettivizza, tu rompi un oggetto, una persona non la puoi rompere. Allora dicevo, le persone con disabilità hanno una lunga storia di discriminazione. Sono state discriminate nell'antichità. I bambini a Sparta, no? Venivano abbandonati, venivano lasciati morire, così nell'antica Roma, per non parlare poi del periodo medievale, le persone disabili avevano una malformazione, no? E venivano considerate come il frutto di rapporti incestuosi o che i genitori avevano commesso un peccato gravissimo per cui venivano puniti per questo. In alcuni casi venivano bruciate come streghe e venivano sacrificate, no? Nelle zone rurali per un buon raccolto. Poi ancora più avanti pensiamo a quello che succedeva, no? Nel 700 fino al 800, nel senso che la grande guerra dei cent'anni, la famosa guerra dei cent'anni, ha fatto aumentare in modo esponenziale le persone che appunto i famosi titolari, non gli invalidi, anche il linguaggio, vedete come è discriminante, per cui si creano i grandi istituti dove vengono raggruppati migliaia di persone in condizioni igieniche spaventose, dove viene usata addirittura la fustigazione, dell'incatenamento di queste persone. E insieme a questa esperienza la vivono soprattutto quelli che avevano disturbi psichiatrici, e quindi via via, no? Cioè questa inizia a scomparire dal villaggio, il pazzo del villaggio, e tutti, il pazzo del villaggio era l'intesa di persone che comunque era ben accettato da tutti. Sicuramente la vittima degli scherzi e dell'ego, però era comunque parte di una comunità. Tutto incomincia a venire nascosto, a venire tenuto separato perché era una questione di ordine pubblico, diventa una questione di ordine pubblico. Pensate che la questione, per esempio, psichiatrica, fino in anni recenti, non era di competenza del Ministero della Sanità, ma era del Ministero degli Interni. Quindi, come vedete, era un modo di considerare quindi le persone con una disabilità
Indipendente che non si è isolato, perché quando parliamo di disabilità dobbiamo parlare di disabilità fisica, dobbiamo parlare di disabilità cognitiva, dobbiamo parlare di disabilità psichiatrica, di disturbi psichiatrici, non c'è una grossa differenza, quindi la demascazione poi è molto piccola tra queste forme di disabilità. Per cui si includono, la società quindi si rinchiude in genere gli istituti anche poi via via, sicuramente migliori, sempre degli istituti, in genere nelle mani della, delle, degli ordini religiosi, per cui là ci sarebbe anche un altro lungo discorso da fare, quanto la nostra tradizione, sia culturale ma anche religiosa, abbia influito sulla mentalità e sul modo di considerare le persone con disabilità. Le persone con disabilità sono solo oggetto di carità, di un intervento di poveri disgraziati, facciamo qualcosa per loro, cioè non di diritto. E questa è una mentalità, è un modo di pensare che è ancora più importante. Fino a quando si comincia a arrivo quindi all'Ottocento, arrivo a quella che è la famosa no? prospettiva eugenetica, per cui miglioriamo la razza, miglioriamo, quindi eliminiamo tutti quelli che non si discostano da quella famosa norma e arriviamo, faccio dei salti che ho fatto prima la dottoressa perché non voglio perdere molto tempo, arriviamo nel 1900, nel 1900, quindi nel XX secolo. Il secolo è caratterizzato per due eventi fondamentali, purtroppo due eventi tremendamente negativi per l'umanità. La prima guerra mondiale, che fa aumentare ancora di più le persone con disabilità fisiche che tornano dal fronte. L'altro evento è il nazismo e la seconda guerra mondiale. Durante il nazismo pochissimi sanno che il primo gruppo che è stato trattato sono state le persone con disabilità. In una famosa palazzina al centro di Berlino, la famosa Action T4, le persone con disabilità venivano portate e sono state sperimentate quelle che saranno poi le pratiche di distruzione di omicidio di massa, che però poi verranno applicate agli omosessuali, ai rom e agli ebrei. Dice, abbiamo tutto, vabbè, per una storia passata, poi sono stata emanata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in seguito alla fine della seconda guerra mondiale, quello che era successo ai campi di concentramento, di una storia passata, questa ci racconta una storia che a noi non interessa. Non è assolutamente così. Ancora oggi, quando pensiamo, quando si parla di persone con disabilità, si parla di persone da tenere in disparte, da curare se possibile. Se non riusciamo a curare, io ho una malattia genetica, una distrofia muscolare, quindi chiunque pensa di potermi curare sì, è un illuso. E vabbè, allora la teniamo da parte questa persona, no? La mettiamo in posti tranquilli, in un posto tranquillo, la facciamo mangiare al massimo la parte, forse qualche volta la portiamo a fare una passeggiata, gli facciamo qualche attività di divertimento, però la teniamo separata. Ma la cosa è ancora più grave, però la cosa è più grave perché oggi c'è un ritorno genetico che secondo me non è mai finita, perché comunque l'attività di sterilizzazione, per esempio, è una pratica molto diffusa, addirittura nei paesi scandinavi, per questo si protrae negli anni 70, e nei paesi dove non ci sono queste pratiche, vengono fatti in modo, vengono fatti ma nessuno le denuncia. Nessuno sa, per esempio, quando c'è il semplice dubbio che un bambino possa avere una disabilità, la prima cosa che si fa, si consiglia alla mamma di abortire. Io non metto in discussione assolutamente la libertà di scelta delle donne, per me è fondamentale tutto questo. Però forse bisognerebbe dire che una persona con disabilità non è negativa solo perché è, ho vinto una condizione di svantaggio perché è disabile, ma perché c'è una società che non include, è una società che ha stabilito delle regole, per cui io mi devo adattare alla società. Tutti gli altri non fanno niente per venire verso di me. E così quindi sterilizzazione, sempre la solita scusa,
sì, dobbiamo evitare le conseguenze, no? Quello che parla di grandi dibattito di 3-4 anni fa in Francia, quando è stata approvata la norma sulla sterilizzazione. Cioè, no, noi lo facciamo perché così, per evitare le conseguenze, la conseguenza finale. Cioè, tanto più quella donna continuerà a vivere nell'istituto, sarà violentata, sottoposta quindi a pratiche atroci, nonostante tu l'abbia sterilizzata, la violenza la continua a subire. Cioè tu chi salvaguardi, la persona, la donna, o la società così ci nascondiamo e non vediamo tutto quello che succede intorno a noi. E così anche dal discorso sull'eutanasia. Se io persona così, io ho una disabilità grave, cioè bene, io ho bisogno di assistenza 24 ore su 24, non posso fare niente se non c'è lei che è la mia assistente personale, che mi accompagna e mi aiuta in tutti gli altri della vita quotidiana. Bene, ma se io, persona con disabilità, non ho dei servizi, non ho la possibilità di stare in mezzo alla gente, non ho la possibilità di stabilire delle relazioni, di interagire con tutti gli altri, la scelta che farò sarà quella di scegliere di morire, perché questa non è una vita degna di essere vissuta. Allora, tutto questo per dire che, faccio solo degli esempi, per dire che quando noi parliamo di disabilità, parliamo di un gruppo di persone che comunque hanno il diritto di vivere insieme a tutti gli altri, di condividere, di partecipare alla vita di tutti. Voglio ritornare indietro un attimo per dire, parlava di normalità, no? La declinata, però se qualcuno entrasse in questa stanza e chiedesse chi non è normale in questa stanza, tutti direbbe me, perché io sono su una carrozzina. Quindi le persone con disabilità sicuramente condividono con tutte le persone, tutti i gruppi di cui stiamo parlando, la stessa condizione, ma ancora sono invisibili tra gli invisibili e discriminati tra gli discriminati. Voglio farvi ancora riflettere su un'altra questione: che cosa significa essere donna con disabilità? Quando parliamo delle donne con disabilità ci troviamo veramente davanti a delle... Non esistiamo per il movimento delle persone con disabilità, non esistiamo per il movimento femminista, non esistiamo per nessuno. Io più o meno bazzico un po' in tutti gli ambienti, no? Quando si parla delle questioni di donne, delle donne, no? Abbiamo fatto le grandi battaglie per il diritto alla procreazione, per il diritto alla cura, eppure nessuno sa che io quando vado dal ginecologo devo portarmi 4 persone, perché gli strumenti diagnostici non sono adeguati a una donna con una disabilità. Non sono adeguati, questa è una cosa molto grave, da denunciare. E le donne con disabilità hanno un numero molto ristretto, non hanno la voce sufficiente per tirare fuori tutto questo. Le donne con disabilità, se io vado a dire a un medico, voglio avere un figlio, voglio essere madre, non ci vuole niente di questo, stabilisca che io ho un disagio o un disturbo psichico mentale, perché si associa la disabilità fisica, la disabilità intellettiva e psichiatrica addirittura. Quindi difficilissimo, eppure riesco ad avere questo figlio finalmente, ma se non ho servizi che mi aiutano a crescerlo, a farlo portare a scuola, a farlo portare dal medico, ad andare al parco con mio figlio, che madre posso essere? Cioè, chi mi permette? Nessuno mi permette di fare una scelta del genere. E io l'ho vissuto sulla mia esperienza personale, ma sulle storie, sento storie di tantissime donne con disabilità. Questo è un altro aspetto importante. Non parliamo poi quando ci troviamo davanti a omosessuali, a lesbiche, cioè se per voi non è possibile parlare, io so che è una cosa difficile, quando si vedeva quel filmato mi viene una rabbia, perché lo sento sulla mia pelle, quanto è difficile vivere da persona diversa, ma non perché io sto male perché ho una disabilità, ma perché gli altri non mi permettono di esprimere.
concludendo, perché non vi voglio più dilungare, concludo dicendo che se qualcuno mi desse un giro a fare un'intervista come quella che avete presentato sulle persone con disabilità e dicesse, facesse la stessa domanda, bene, sappiate che nessuno vedrebbe mai. No, assolutamente, loro sono come noi, siamo tutti uguali. Anche quando si dice siamo tutti uguali, non è così. Ognuno di noi è diverso, la diversità è ricchezza. E nel rispetto della mia diversità mi vengono garantite le pari opportunità. E se poi io voglio essere diversa, io non voglio essere come voi. Però per fare, io sono quello che qualcuno, tutti sappiano che se oggi sono potuta essere presente, è perché qualcuno si è ricordato che io ero in carrozzina e che quindi ha trovato una struttura dove io potessi arrivare. Chi lo pensa? Non lo pensano né gli architetti, né gli ingegneri, né i nostri politici, non lo pensa nessuno. Ma perché siamo cattivi? No, non siamo. Abbiamo solo paura, perché guardando me tutti vedono la loro fragilità. E abbiamo paura di riconoscere quella fragilità di cui parlavi prima, che appartiene ad ogni uomo e ad ogni donna, a ogni bambino e a ogni bambina, ad ogni ragazza e ad ogni ragazza. Ma soltanto riconoscendo la fragilità che è dell'essere umano, riusciremo a fare quel salto necessario per tutti noi. Grazie. Grazie. Grazie davvero, Rita. Io saluto l'assessore Rosario Piccioni che è passato a trovarci, l'assessore qui al Comune della Mezza Terna con delega ai lavori pubblici, politica giovanile, sport e progetto parchi urbani. E adesso cedo la parola a Susanna Porco, che è presidente dell'associazione non profit Giancarlo Mazzeo e che ci parlerà di sanità dell'anima e salute del corpo. Buongiorno a tutti, perdonatemi questa voce un po' virale e batteriologica. Io volevo soltanto fare delle riflessioni insieme a voi. Innanzitutto mi presento, in quanto mettere sul manifesto presidente dell'associazione non profit Giancarlo Mazzeo, che è nato all'interno dell'università, anche io sono universitaria, di un po' di un aspetto biologico, diciamo che non sono una competente del campo come la dottoressa Vincenzo, come la signora, però sono arrivata a delle conclusioni pur mantenendo il mio cambio disciplinare scientifico. Io insegno igiene al Dipartimento di Farmacia, ma insegno igiene anche scienze della formazione primaria, per cui ho avuto contatto anche con ragazzi che vengono all'università per formarsi e diventare dei formatori, dove ovviamente l'età, capite bene che è fondamentale perché è un'età molto delicata, di quando parliamo di infanzia, di prima infanzia e infanzia. Come nasce l'associazione? L'associazione porta il nome di un nostro collega che non c'è più e che è morto a 32 anni sul campo di calcio e nasce come sostegno per gli studenti. È nato nel Dipartimento di Farmacia, non per essere esteso, coinvolgendo, cercando di coinvolgere tutti gli studenti. Gli studenti hanno delle difficoltà. E diciamo che alcune difficoltà io ho potuto registrarle proprio sul campo. Perché sanità dell'anima e sanità del corpo? Se voi pensate alla definizione dell'OMS, che addirittura parte dal 1948 e poi viene aggiornata negli anni 80, si parla di benessere fisico, psichico e sociale. Diciamo che negli ultimi anni questa visione è stata un po' rivista perché parliamo di prevenzione del benessere, cercare di sostenere i ragazzi, soprattutto nel prevenire alcuni disagi. Perché vi parlo di questa cosa? E perché questa cosa ci accomuna e mi ha avvicinato in modo particolare a Federico e a Giovanna, perché io ho avuto degli studenti
che sono venuti all'orario di ricevimento, che mi hanno chiesto di poter svolgere una tesi e mi hanno detto: però io sono omosessuale. Sono entrata in crisi, devo dire la verità, perché in modo molto elegante ho detto: Gioia, a me interessa seguirti da un punto di vista disciplinare della formazione e sapere che sei una bella persona, che di fronte a una bella persona. Io da biologo parlerei di maschio e di femmina, perché purtroppo nella nostra cultura ancora si parla di maschio e di femmina. Parlare di uomo e di donna è un livello molto superiore. Credo che coinvolga un aspetto di qualità e di valori aggiunti che forse magari l'università dovrebbe dare. E io dico che avviare in mente questo progetto, e spero di portarlo avanti, che è proprio un progetto di accoglienza, fare in modo che i ragazzi che ormai all'università continuano la loro conoscenza, una volta a 20 anni, e i nostri nonni, i nostri genitori ci fanno 20 anni, già famiglia, figli, adesso invece l'università è ancora un percorso di adolescenza e di formazione, per cui è una fase anche molto delicata. Quello che ci dobbiamo, secondo me, prefiggere e dare un sostegno, un'accoglienza adeguata, perché tante volte forse siamo stati anche noi professori a creare nella mente di un ragazzo l'irreparabile. Se andiamo a guardare quanti ritiri dall'università, ci rendiamo conto che ci sono dei problemi veramente seri. Diciamo che fino ad adesso c'è stata la predominanza dell'elite dei baroni. Vi posso assicurare che non sono molto vecchia, ma io non ho mai varcato la soglia dello studio dei miei professori, perché non avevano tempo o erano troppo impegnati nella ricerca e noi studenti eravamo soltanto delle persone che spesso e volentieri davamo un piccio. Adesso l'università sta cambiando perché ci sono persone giovani, ma ci sono soprattutto persone che cercano di portare avanti i diritti umani. D'altronde nel mio campo si parla di biodiversità e la biodiversità va protetta, per cui cercare di allacciare al di là del rapporto disciplinare, un rapporto umano con i propri studenti è fondamentale. Dicevo, si parla troppo spesso di categorie uomo-donna. Diceva Federico, patriarcato sì è vero, perché quello che è più terribile è che un ragazzo non riesca a riconoscere la sua biodiversità. Entro dei limiti, perché ognuno di noi ha dei limiti, credo, di pazienza, di tolleranza, di intelligenza, di sensibilità. E forse il passo proprio iniziale dovrebbe essere riconoscere i propri limiti ed amarsi, fondamentalmente. Quindi in questo senso dare alla formazione un taglio diverso, di apertura, di accettazione, di accoglienza. Ho avuto la possibilità, e dico con grande fierezza, perché mi reputo sempre fortunata a incontrare qualcuno che abbia qualcosa che io non ho. E nella vita si impara sempre, bisogna essere umili ed essere sempre spugne per assorbire, per migliorarsi, delle persone con disagi psicologici. Vi posso assicurare di una ricchezza interiore
meravigliosa, e credo che forse dobbiamo metterci in discussione anche noi professori. Perché no? Facciamo anche noi della formazione, risediamoci di nuovo tra i banchi per capire aspetti che magari fino adesso non abbiamo avuto la possibilità di conoscere. E ricordatevi che la conoscenza e la curiosità è fondamentale nella vita. Se si ama la vita, è bello incentivare e spronare questi aspetti. Dicevo, mettersi in discussione, perché forse anche noi dobbiamo unirci ad un tavolo di concertazione con tanti esperti e cercare di capire come aiutare le persone. Tante volte vedo dei colleghi un po' più anziani che addirittura cacciano in malo modo gli studenti, quando si potrebbe anche bocciare col sorriso. E spesso e volentieri magari gli tirano dietro il libretto dicendo: che sei venuto a fare, questa non è una cosa per te. Forse dobbiamo agire proprio su queste menti, fare in modo che ci sia un'apertura mentale a 360 gradi e capire che spesso e volentieri è anche vero che abbiamo esperienze di studenti che sono talmente e socialmente aperti da essere delle canali, spesso e volentieri ci navigano, giocano, scherzano con noi, però molto spesso la timidezza può essere un qualcosa di più radicato e può nascondere dei problemi veramente seri che con degli atteggiamenti diversi si possono cambiare. Non abbiamo, da un punto di vista disciplinare, delle preferenze di genere, assolutamente. Noi dobbiamo preferirci soltanto di partecipare alla formazione di delle persone e fare in modo che nel caso dell'omosessualità che non sia un problema radicato venga vissuto dalla persona omosessuale come un problema. Non lo è. Ognuno di noi ha delle caratteristiche diverse, come avere gli occhi chiari, avere i capelli neri o decidere di farsi i capelli rossi. Quello non credo che sia fondamentale, ma sia fondamentale radicare questi sintomi difficili, soprattutto nella nostra regione e in alcune parti della nostra regione, e fare in modo che i ragazzi non abbiano e non vedano nei possibili problemi fisici o psichici delle barriere non superabili. Io dico che bisogna lottare per seguire un percorso universitario per raggiungere un titolo che ci dia non solo la possibilità di avere una professione diversa, ma di avere soprattutto un'apertura mentale diversa, perché ancora oggi, e purtroppo questo è anche una nota dolente, parlando di queste femmine che dovrebbero diventare donne, lottano per avere un titolo, ma questo titolo serve per dare gusto alla famiglia e per dire: mia figlia è dottoressa, e per abbandonare poi quello che è un discorso di crescita personale completo. Perché quello a cui si pensa come realizzazione ultima è quello di sposarsi, che non è una scelta di un cammino comune con una persona che si ritiene affine. Abbiamo fatto proprio di sistemazione, perché la sistemazione ultima, a quanto pare, ancora qui rimane il matrimonio, non che non sia una parte di realizzazione della donna, ma credo che questi discorsi bisognerebbe farli a 360 gradi.
Vi ringrazio per l'accoglienza e per i contatti soprattutto, perché è fondamentale incontrarsi per mantenere poi vive alcuni percorsi e cercare in prospettiva di organizzare qualcosa di proficuo nel senso comune della parola. Vi lascio perché ormai la mia voce si sta perdendo per strada e alla prossima. Spero di sì, spero di organizzare Grazie Susanna. Io adesso cedo la parola a Rita Fonelli, che è presidente dell'Associazione Universo Minoli, per la sua relazione che porta il titolo Come prevenire e curare il bullismo in una società. Grazie, buongiorno a tutti, mi chiamo Rita Tulelli, sono presidente dell'Associazione Universo Minori di Catanzaro. Io ho deciso di relazionare sul bullismo, bullismo in una società omofoba, in quanto io sono dottoressa in legge e sto facendo anche pratica legale. Perché dico questo? Perché nell'esperienza che sto facendo grazie al praticantato e grazie all'associazionismo sto notando veri e propri disagi, problemi che ci sono in alcune scuole del nostro capoluogo, appunto di Catanzaro. Ci sono scuole sia gialle dalle scuole medie e in alcuni casi anche a scuole superiori. Abbiamo seguito con l'associazione dei casi di ragazzi che sono state vittime di bullismo, bullismo perché omosessuali. Questi bambini, questi ragazzi e anche ragazze venivano derise, venivano insultate, picchiate e anche offese con scritte sui muri. Appunto, quando si è andato a parlare con gli insegnanti e anche con i genitori di questi ragazzi che manifestavano questo disagio, i genitori e gli insegnanti erano impreparati all'omosessualità sia del figlio che sia dell'alunno. Appunto, pensavano che il ragazzo, addirittura un genitore disse: mio figlio non è colpa mia se ho generato un figlio anormale. Mio figlio è anormale in quanto omosessuale, i compagni lo deridono perché è diverso e quindi adesso dobbiamo trovare con lo psicologo della scuola un rimedio, una cura a questa sua malattia, a questa sua anormalità. Poi abbiamo cercato di contattare i compagni che appunto usavano violenza, vessazione e maltrattamenti nei confronti di questi ragazzi. E appunto i compagni, pur quelli che non si manifestavano contrari alla sua omosessualità, cercavano però di stargli lontano, perché hanno detto a noi: guardate, noi non lo deridiamo, non lo scherziamo, però ci rendiamo conto che se stiamo vicino a lui o a lei, che è omosessuale, ci possono definire anche a noi gay. Appunto, da dati statistici emerge che il 94% degli alunni sente ripetutamente epiteti, aggettivi contro l'omosessuale. E questi ragazzi affermano: sì, siamo in molti che sentiamo questi epiteti proferire contro gli omosessuali, anche gli insegnanti ascoltano ciò, però gli insegnanti non fanno nulla, gli insegnanti non si muovono, non agiscono. E questo è un problema, perché? Perché viviamo in una società eterosessista, in una società dove si pensa che l'omosessuale non esiste. Quindi io dico una cosa, forse quello che sto per dire è un po' inusuale, però già i corsi preparto, quando si va ai corsi preparto vanno quei genitori, fanno i corsi preparto. Allora chi segue il corso dovrebbe dire: guardate che il 5-10% della popolazione è omosessuale, mettete in conto che anche vostro figlio potrebbe nascere omosessuale e quindi bisogna informare su questo fenomeno, bisogna dire che l'omosessuale esiste e bisognerebbe anche che venisse normalizzato l'eventuale orientamento omosessuale del nascituro. Quindi ciò sarebbe assolutamente già un inizio per informare le persone sul fenomeno dell'omosessualità, l'omosessuale esiste. Invece gli insegnanti, come abbiamo detto, se ne disinteressano. I genitori a volte pensano che il figlio, come abbiamo detto prima, sia anormale e appunto e anche il ragazzo stesso quando arriva a 4-5 anni, perché appunto da studi emerge che già a 4-5 anni il bambino comincia ad orientarsi sulla sua sessualità. Quindi quando comincia a sapere, però soprattutto durante il periodo della pubertà, dell'adolescenza, comincia ad avere pulsioni omosessuali, ad amare non il sesso diverso, ma amare il suo stesso sesso, comincia a sentire
sentirsi in colpa, comincia a credere che sia lui il problema, che sia lui ad essere un errore della natura, e allora comincia ad isolarsi, ad autoisolarsi, ad essere marginato dal gruppo, come abbiamo prima detto, e a cercare anche di non andare più a scuola perché viene deriso, perché viene marginato dal gruppo dei pari, e quindi da qui il 30% dei suicidi adolescenziali. Ma non pensiamo, perché anche comunque lo stesso bullo omofobo ha lo stesso problema, perché se andiamo ad analizzare anche la figura del bullo, è uguale a quello della vittima, cioè è un ragazzo fragile, emarginato dal gruppo dei pari, ha atteggiamenti delinquenziali e purtroppo cambiamento d'umore che in età adulta, in rari casi, anche il bullo omofobo che adesso ha 13-14 anni va a deridere il ragazzo omosessuale, ci sono rari, ci possono essere gravi casi, o rari casi, che questo possa anche lei suicidarsi. Quindi il bambino si trova, bisognerebbe tornare indietro, fare informazione, come abbiamo detto, già a un corso preparto, già a scuola bisognerebbe che il ragazzo, gli insegnanti vengano informati, perché non è necessario essere soltanto gay friendly, quindi amico dei gay, ma gay informed, quindi anche informato sui gay, perché il ragazzo giustamente quando arriva a 14 anni e dice io non amo una ragazza, io amo un ragazzo, oppure una ragazza dice io non amo una ragazza, un ragazzo, io amo una ragazza, il mio stesso sesso, dice allora io sono diversa, perché da piccola nessuno gli ha insegnato, quando leggeva le favole il genitore o chi per lui, nessuno gli raccontava che un principe può innamorarsi di un principe, oppure una principessa vuole innamorarsi di una principessa e vuole fidanzarsi con una principessa. Quindi io, come presidente dell'associazione, quando abbiamo seguito questi casi di omosessualità, di bullismo omofobo, ho detto agli insegnanti, per essere informati, quindi questo che è informed, facciamo così, delle schede informative per voi insegnanti innanzitutto, delle schede dove si sappia che cos'è l'omosessualità, come si deve affrontare l'omosessualità, una cassetta degli strumenti, una cassetta di prevenzione quindi, di come poter agire, di come poter arginare questa situazione all'interno delle scuole e delle lezioni da tenere in classe, le lezioni però che non siano soltanto le lezioni teoriche, ma lezioni attive, con visione di film, con discussione e dibattito, far coinvolgere anche i genitori, anche alle preste, alle dirigenti scolastiche, di far coinvolgere i genitori, perché è importante, perché è inutile che poi ci sono tante leggi adesso che si stanno facendo sull'omofobia, l'Unione Europea che va ad invitare gli stati membri, e l'Unione Europea che fa? Invita gli stati membri, e cosa dice? Dice fate leggi contro l'omofobia affinché le persone, sia eterosessuali che omosessuali, possano circolare liberamente dentro l'Unione Europea. E allora l'Unione Europea fa questo, però non si arriva a nulla se oltre questo non c'è la buona volontà delle persone. Nel 1965 ci fu un caso molto particolare, Fidel Castro a Cuba disse a Feltrinelli, tutti conosciamo Feltrinelli, che si vede il giornalista che si fece rilasciare questa intervista, disse ma come mai a Fidel Castro gli fece la domanda tu fai delle leggi contro i gay? E Fidel Castro rispose ah io faccio leggi contro i gay perché ho paura di mandare mio figlio eterosessuale a scuola e che mi ritorni finocchio, mi scusate l'espressione, il turpinocchio, però queste sono le testuali parole pronunciate da Fidel Castro. Nel 1988 invece Cuba iniziò ad essere vantare delle leggi contro l'omofobia, quindi una visione di Fidel Castro ben diversa da quella che aveva nel 1965. Nel 2010, ad un'altra intervista, quindi parliamo di 4 anni fa, Fidel Castro proferì, io nel 1965 sbagliai a fare leggi contro i gay, perché i gay sono persone uguali a noi, sono persone non diverse da noi, sono persone che respirano, che vivono, intelligenti, colti, quindi io mi pento, disse Fidel Castro, ad aver emanato leggi contro i gay gli anni passati. Quindi io veramente sono contentissima che oggi Marco mi abbia invitato qui a questo bellissimo incontro con tutti voi, perché noi come associazione abbiamo anche nel mese di gennaio a Catanzaro organizzato un convegno con tutte le scuole, abbiamo coinvolto tutte le scuole per parlare appunto del fenomeno dell'omofobia, perché l'omofobia purtroppo è da definire simile
al razzismo, alla xenofobia, quindi all'odio per gli stranieri, e all'antisemitismo, quindi alla persecuzione degli ebrei. Quindi fermiamo veramente questo fenomeno e accettiamo gli omosessuali che non sono dei razzi, non c'è nulla di male se amano lo stesso sesso, e appunto, come ho detto prima, la prevenzione deve iniziare a scuola e i professori devono agire, non avere paura che agendo ci possano essere delle ritorsioni sia sul piano professionale che sul piano personale. Quindi questo è il mio invito, facciamo prevenzione soprattutto nelle scuole e nelle famiglie, perché sono le prime società che incontra il bambino, in primis la famiglia, quindi il prius che è la regola, e il posterius che è il risultato, e il posterius, quindi il risultato, deve essere proprio questo, l'accettazione di tutti. Grazie tante. Adesso brevemente vi esporrò io alcuni casi, perché è bene quando si parla di questi temi, poi dopo fare purtroppo documentare degli esempi pratici. E nel frattempo invito Riccardo ad accomodarsi qui al tavolo, perché poi dopo svolgerà il suo intervento. Allora, io intervengo come responsabile dell'Osservatorio sulle politiche di genere e pari opportunità, che è un organismo che nel luglio del 2013 ha preso vita presso la Camera del Lavoro di Catanzaro, ed è un qualcosa che è nato, diciamo, un trade union fra Associazione Radicale Certi Diritti, che qui in Calabria ha un centro di iniziativa locale, e la Camera del Lavoro, quindi la CGL Catanzaro Lamezia. E dopo anche, diciamo, su questo ci sarà presente qui Giuseppe Valentino, che è il segretario generale della CGL Catanzaro Lamezia, che svolgerà una sua relazione. E, come osservatorio, non ci limitiamo soltanto alla attività di osservazione e alla pubblicazione periodica di report, ma come osservatorio vogliamo e stiamo mettendo le mani in pasta, tanto è vero che ci arrivano delle segnalazioni, dei casi. Uno dei primi interventi pubblici che facevo l'anno scorso, facevo, diciamo, un lavoro pratico e di servizio per un'iniziativa quando c'è stato lo sciopero delle donne. In quell'occasione lì ci siamo presi dal brivido di monitorare la stampa locale, la stampa calabrese, e ci siamo posti, diciamo, la domanda, siccome era lo sciopero delle donne, era centrato anche uno dei temi, diciamo, caldi di quell'iniziativa, che era anche la denuncia della violenza sulle donne. Ci siamo posti questo problema, abbiamo monitorato per circa 60 giorni la stampa locale, e veramente è stata una cosa impressionante vedere i casi di violenza, cioè, ma non quelli che accadono, cioè, quelli che accadono e di cui sentiamo sul TG1, sul TG2, che ci sembrano delle cose, insomma, che accadono in un altro, non in un altro paese, addirittura in un altro pianeta. Cioè, ci siamo resi conto, in 60 giorni sono stati documentati più di 100 casi di violenza sulle donne, documentate sui giornali, che non è altro che la punta di un iceberg, perché, cioè, quando arriva la notizia già deve essere già una notizia eclatante, e comunque non tutti arrivano poi dopo alle relazioni dei giornali, che per motivi di spazi, nel corso, voglio dire, delle riunioni di redazione, molte di queste notizie vengono poi dopo cassate per lasciare spazio, voglio dire, ad altre. E poi c'è anche una certa tendenza in alcune relazioni addirittura a sottacerne queste notizie, perché qualcuno dice: vabbè, però questo è un problema che si sa, che ormai non è qualcosa che tira dal punto di vista editoriale per far vendere le copie. Noi partimmo con questo monitoraggio dalla storia di Fabiana, la ragazza di 16 anni che è stata uccisa barbaramente dal suo fidanzato a Torigliano. E partito da lì, e documentando in 60 giorni, metto più di 100 casi. Poi, restando sempre in Calabria, possiamo parlare ad esempio di Andrea, che aveva origini calabresi ed era il ragazzo dai pantaloni rosa, che si è tolto la vita in casa con una sciarpa perché era stato identificato come persona omosessuale. E non si sa neanche se era una persona omosessuale, perché questo racconto
e che sta presentando coraggiosamente questa mamma la storia di suo figlio che arriva al suicidio perché è identificato come persona omosessuale, deriso, denigrato, avevano aperto un profilo Facebook falso dove avevano pubblicato delle fotografie e perché dai pantaloni rosa Andrea? Semplicemente per una lavatrice sbagliata, per una fotografia fatta per scherzo dove Andrea si era infilato questi pantaloni che avevano assunto un colore particolare e quindi è stato sufficiente questo per poi dopo prenderlo di fila. Per passare ad un altro Andrea che ci ha dato l'autorizzazione a dire il suo cognome, si chiama Andrea Bessadri di Ravenna. Questo è un caso diciamo un po' più particolare di un ragazzo che per fortuna non è arrivato al suicidio, però ha avuto gravissimi problemi perché dovete sapere fino a un po' di tempo fa esisteva un sito internet pontifex.roma.it, un sito smaccatamente razzista e omofobo sul quale c'erano diciamo, delle persone che non facevano altro che pubblicare post, quindi articoli contro chiaramente quella che loro chiamano l'ideologia di genere, cioè la cosiddetta fesseria, che peraltro è arrivata anche in Calabria con un convegno, lo dico con molto dispiacere, proposto dalla ACLI, il circolo ACLI di Paola, che ha dato spazio ad un tale Cerrelli che si presenta come vicepresidente dei giuristi cattolici italiani e poi dopo propina questa teoria di gender, del quale lui è molto preoccupato, questa teoria vuol dire verte sul fatto. Esiste una lobby gay potentissima che nel corso dei decenni ha traviato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Unione degli Psicologi Statunitensi, l'Unione degli Psicologi, diciamo gli ordini degli psicologi dei svariati paesi europei, una quindicina di stati che hanno promosso leggi contro la discriminazione nei confronti della comunità LGBT. Questo acronimo che a me piace sempre spiegare, LGBT significa lesbiche, gay, bisessuali, transgender. E oltre a questo, voglio dire, tutta questa teoria che viene promossa attraverso convegni finisce poi dopo su determinati siti internet. Allora, Andrea Bessadri cosa faceva? Scriveva articoli di controcanto al sito pontifex.roma.it. Fu aperto un blog diciamo parallelo che comunque ogni volta che usciva un post nuovo per razzista su quest'altro sito che suo indirizzo è pontilex.it usciva diciamo l'articolo che potevo spiegare, guardate che le posizioni sono diverse da quelle dietro. Bene, Andrea è stato vittima. Innanzitutto gli hanno rubato l'identità su internet, si sono procurati delle fotografie, hanno aperto un profilo e su quel profilo praticamente hanno pubblicato di tutto e si sono addirittura spinti, si sono procurati una fotografia di Andrea all'epoca 19enne con il fratello minore accusandolo di pedofilia e facendo girare tutte queste cose diciamo in gruppi e tutto in un circuito mediatico che gli ha creato notevoli problemi non solo a lui ma anche alla sua famiglia. È stato costretto a dover ricorrere alla querela. Contro i giudici che attualmente, voglio dire, in questa Italia dove la giustizia è quella che è, dove più o meno il 95-97% delle denunce contro i gnocchi vengono automaticamente archiviate, questa è la fine che ha fatto questa inchiesta, che poi era un'inchiesta diciamo semplice perché gli autori potevano essere ben identificati e magari si poteva avviare un procedimento penale. Per passare per esempio al caso di Stefano Sagnetti, al quale oggi mi unisco al cordoglio e tutto il mio affetto perché Stefano purtroppo 2 giorni fa ha perso il papà a causa di un grave incidente stradale a Crotone. E Stefano Sanguinetti è un ragazzo che vive nella provincia di Crotone, va in discoteca, una serata gay, sta con gli amici, viene scattata una fotografia che io ho trovato molto bella peraltro, perché è una fotografia col quale lui scambia un bacio con un amico, ha un bacio sulle labbra, una foto tenera, cioè nulla di morboso o di particolare. La pubblica sul suo profilo Facebook
e nel giro di poche ore arrivano circa, arrivano 475 commenti. Fra questi, chiaramente, tutta una serie di leggende, ad Hitler, ai fronti crematori, a che schifo, a... E, insomma, l'abbiamo visto nell'intervista introduttiva, no? Certe persone in questo paese devono essere come minimo castrate, poi, voglio dire, può esserci tutto il resto. La storia di Stefano Sanguinetti, chiaramente, non l'abbiamo segnalata, poi dopo, a Luna, per via discorrendo, abbiamo segnalato a Facebook gli autori di quei commenti pure razzisti e nuovi che sono stati, diciamo, prontamente rimossi. Resta però il fatto che nel giro di poche ore, che è stato significativo, nel giro veramente di 12 ore si sono accumulati quasi 500 commenti, di cui un numero, insomma, importante, inneggiava, voglio dire, ai forni crematori e all'azienda. Poi vi parlo brevemente di altri due casi. Una persona che vuole restare anonimato, che vive nella provincia di, anche questa di Crotone, forse non è un caso che parliamo molto della provincia di Crotone. E questo giovane uomo, 35enne, fin da bambino viene preso non omosessuale, eterosessuale, non omosessuale, ma l'orientamento sessuale in questo caso c'entra nulla, viene preso di mira già alle scuole elementari, semplicemente perché è un ragazzino che ha una caratteristica effeminato, vittima di bullismo alle scuole elementari, alle scuole medie, alle scuole superiori. Trova pace per 10 anni a Genova, perché lì trova lavoro e lavora per 10 anni lì. Si ritrasferisce in questo paese del Crotonese alcuni anni fa per motivi personali, non è, è rientrato, voglio dire, da Genova, e oggi praticamente si trova in una condizione quale persona che nel suo, voglio dire, preso di mira tutti i santi giorni per il solo fatto di essere una persona effeminata, è identificata come persona omosessuale. Cioè qui la discriminazione è anche un po' doppia, una perché magari la persona viene identificata per una propria caratteristica, no? Che viene ritenuta perlomeno bizzarra, strana. Poi c'è, diciamo, quella diminuzio che si ha perché comunque viene identificata come persona omosessuale, e questa persona nemmeno lo è. Quindi pensate un po' i paradossi dove si arriva. Per parlarvi in ultimo di un altro fatto, questo l'ho messo per ultimo perché farebbe veramente sorridere se non fosse una questione seria. Un ragazzo di, anche qui non arrivato, lo chiameremo Dylan, cioè Dylan è un ragazzo di 26 anni, vive e lavora per sua fortuna a Milano, per cui lontano da casa e dalla sua famiglia, capirete perché dico per fortuna. Origini e quindi ha vissuto tutta l'infanzia e la giovinezza in un paese della provincia di Vibo Valentia, trova lavoro a Milano, adesso diciamo completamente autonomo, va bene, però recentemente che cosa succede? Succede che scende in vacanza e non lo so, per strana e bizzarra combinazione del destino, emerge e esce fuori in modo prorompente l'omosessualità di questo ragazzo, cioè in famiglia lo scoprono. Non posso dire chi esattamente, perché ci sono delle ragioni, voglio dire, di anonimato, però una sua strettissima familiare lo trascina dai carabinieri e si presenta dai carabinieri per denunciarlo per omosessualità. Cioè, con quale motivazione? Cioè, io voglio denunciare mio fratello per omosessualità, ma mi dispiace dire questa cosa, la voglio dire veramente con prudenza per far capire dove si arriva. Io voglio denunciare mio fratello per omosessualità perché siccome la prende nel culo è un pericolo per la mia famiglia. Cioè, mi scuso, ma questa è quello che si capisce. Giustamente i carabinieri, tra l'altro, scusi, se lei vuole denunciare a sua volta questa persona, perché siccome ci sembra una diffamazione aggravata, veda lei c'ha, non mi ricordo, 90, 60, 90 giorni per farlo, ci pensi perché. E quindi Dylan, voglio dire, chiusa la vacanza, se ne è ritornato nella sua Milano, però succede questo.
Questi sono soltanto alcuni casi, perché partendo dalla violenza sulle donne, ma attraversando le discriminazioni che patiscono le persone disabili, per seguire poi dopo i casi di omofobia e tutto il resto, è come dire, un triste rosario quotidiano che noi come osservatorio vogliamo fotografare, lo vogliamo documentare, però come dicevo all'inizio vogliamo anche mettere le mani in pasta, perché non è un caso che oggi siamo qui a discutere di tutte le discriminazioni, perché abbiamo questo progetto che vogliamo portare avanti, che è un progetto che punta ad avere in tutta la città dove sarà possibile, e quindi vi do una traccia in più, dopo lo spiegherò meglio. In ultimo, in tutte le città dove sarà possibile, noi puntiamo ad avere la casa dei diritti. Adesso cedo la parola a Riccardo Cristiano, che è presidente di Liberi TV e che ci presenta la sua relazione dal titolo La comunicazione senza pregiudizi. Grazie. La dottoressa Vincelli mi ha dato il là con le slide, perché a parte il iniziale che molto interessante. Io voglio permettere che sono per la libertà di espressione, di informazione, di comunicazione a tutti i livelli, altrimenti la web TV non si sarebbe chiamata Liberi. Il problema, ho sempre pensato che non è il mezzo di comunicazione e di informazione, ma l'uso che ne facciamo. Dalle immagini della dottoressa Vincelli è emerso proprio questo, che il mezzo a volte è utilizzato male, in maniera strumentale, e l'attenzione che viene focalizzata solo ed esclusivamente su determinati linguaggi, soggetti. E io voglio fare degli esempi perché forse è più calzante la cosa. Quando si parla ad esempio di un prete pedofilo, vedremo l'immagine con dovizia di particolari del prete, della situazione con i particolari scabrosi, si racconta di tutto e di più, si fanno i sondaggi, ci sono gli opinionisti, e in quel caso si tende a fuorviare anche l'ascoltatore sul problema, perché il problema alle volte non è il problema, ma la comunicazione che se ne fa, l'informazione che se ne fa. Lo ha detto la dottoressa Vincelli prima, infatti mi sono rivisto sugli appunti che avevo preso. Ad esempio, non so se a noi è capitato come Liberi TV di andare al Pride, l'ultimo Pride di Palermo, e quando vedete in televisione delle immagini, più delle volte si vede l'immagine della persona in topless, della persona vestita con le borchie, oppure si vedono le nudità. Anche vero che se noi andiamo a un carnevale di Rio vediamo le stesse nudità, solo che viene esasperato sempre, come diceva la dottoressa Vincelli, magari l'aspetto femminile, perché comunque viviamo in una società molto maschilista, quindi vedere un bel culo, delle belle tette fanno piacere, perché chi è eterosessuale le apprezza e fa audience. Anche nel marketing si usa questo, però è difficile poi magari soffermarsi sulle storie di vita quotidiana, quindi vedere magari le famiglie arcobaleno, l'agedo. Vedere, non lo so, addirittura esistono anche i cristiani omosessuali, e ci sono gli cartelli striscioni, e abbiamo avuto la possibilità con la troupe di Liberi TV di andare a parlare con queste persone, e vedevate proprio gente tranquillissima che sfilava, che era contenta, che andava addirittura con i bambini al Pride, al Borghi Pride. Adesso io cosa voglio dire, pure quando si parla che la Chiesa odia i gay, è anche sbagliato, perché voi dovete immaginare che la Chiesa, come le istituzioni, come tutte le persone, è fatta di uomini, quindi noi dovremmo pensare agli uomini, alle persone, e non, come diceva la Rita Barbuto, però le persone. Noi cacciamo molte volte la parola persona e individuiamo la categoria, quindi ghettizziamo già nell'informazione la persona, perché la entriamo in una categoria: la donna stuprata, lo stupratore, il disabile, l'handicappato, forse si dice l'handicappato, o addirittura quando parliamo del gay utilizziamo termini che, vabbè, qui adesso non voglio ripetere subito, però dopo ci voglio arrivare, perché ci focalizziamo nei luoghi comuni. Tra l'altro la stessa chiesa, cioè noi
adesso cosa vogliamo fare molte volte? Prendiamo ad esempio un passo della Bibbia, prendiamo il passo della Bibbia che parla delle aberrazioni, dell'abominio dell'omosessualità, però poi prendiamo il lato positivo, cioè il Vangelo, quindi il fatto che comunque Gesù guardava la persona e non guardava nulla, l'orientamento sessuale o cosa. Io quello che voglio far capire alle persone che oggi sono intervenute qui è che il mezzo di comunicazione che noi abbiamo a disposizione ci può veramente dare la possibilità di essere noi stessi, cioè di non essere inquadrati in un discorso come è stato fatto fino a poco tempo fa, il giornale di sinistra, il giornale di destra, la TV di sinistra, la TV di destra. Avete la possibilità, anche con un solo smartphone, di documentare ogni giorno la vita e di poterla smentire l'istante dopo, perché siete liberi di poterlo fare. Liberi TV, ma è un esempio di Liberi TV, è nato proprio da questo discorso. Noi volevamo anche le elezioni, noi in questi giorni, oggi è una delle giornate di svolgimento del nostro secondo congresso, svolgiamo il nostro congresso e le votazioni online per dare la possibilità a tutti di essere presenti. Tutti si intende tutte le persone, indipendentemente dall'appartenenza politica, sociale, religiosa, dalla possibilità di essere persona disabile o non esserlo. Ho pensato molto, tra l'altro, nell'intervento di Rita Barbuto, il discorso che si sa poco delle donne che magari in ospedale vengono sconsigliate di portare avanti la gravidanza, perché potrebbe esserci la possibilità di un figlio disabile. Addirittura c'era un film una volta che parlava della possibilità di avere un figlio gay, perché è molto bello rivedere nella storia le cose e riportarle, perché la storia si ripete sempre. Rita Barbuto parlava dei campi di sterminio che ancora ci sono in tutti i posti del mondo, basta semplicemente un attimo fare una ricerca su Google e troverete tanti campi di sterminio, e noi voltiamo gli occhi dall'altra parte perché l'informazione fa in modo che noi gli occhi li voltiamo dall'altra parte. Questa è la verità. Poi abbiamo la possibilità mai di venire qua a un evento organizzato in maniera libera e scopriamo magari che esistono persone, c'era la campagna della Fish Calabria, molto interessante, che era persone non pesi, perché le persone disabili vogliono essere integrate nella società, perché non vogliono la carità, come diceva giustamente Rita, ma vogliono essere messe in condizione di essere considerate persone al pari di tutti gli altri, eliminando questo aggettivo normale che non esiste, anche perché, come diceva il dottor Serugeri, noi abbiamo preso delle consuetudini fatte nostre e le abbiamo prese qualcosa che sia uguale per tutti, e tutti non possiamo essere uguali. Anche la persona qui in mezzo a voi avrà qualcosa di particolare, di diverso rispetto a quello di fianco. Io quello che voglio farvi adesso vedere è questo librettino, che sono linee guida per l'informazione rispettosa delle persone LGBT. Questo librettino è stato stampato dall'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. L'UNAR è questo organismo che opera in modo autonomo, imparziale, effettua attività di promozione di pari dignità per tutte le persone. Una volta si parlava di appunto razziale, però da tutti gli interventi è emerso che in realtà anche la parola stessa omofobia non è completa, perché è ovvio, cioè in generale, io adesso voglio fare un piccolo parallelismo perché è importante, anche nello stesso istituto religioso della Chiesa si è passati, progressivo diciamo, storicismo del Vangelo, a un Dio che odia, a un altro Dio che invece ama, quindi anche il fatto stesso dell'odio è a volte un'evoluzione di qualcosa. Quindi se passassimo dall'omofobia all'idea che comunque noi stiamo odiando qualcuno perché non lo conosciamo veramente, cioè perché io magari non so che la persona che sta di fronte a me, certo se vedo Rita so che è disabile perché sulla carrozzina lo diceva prima, però non so se guardo una persona qui nel pubblico se è gay, se magari ha una malattia in mezzo a noi e non lo dice, potrebbe essere epilettico, potrebbe essere comunque una persona che ha una particolarità, cioè
una volta un amico mi disse: io non sono diverso, io sono speciale a modo mio, e porto il mio essere speciale nel mondo perché voglio che tutte le persone possano conoscere il mio modo di essere speciale. Anch'io do il mio contributo alla società nel mio piccolo modo. Tra l'altro, questo librettino, sempre per tornare all'odio, ci fa capire alcune cose della comunicazione, che ci sono le parole dell'informazione che a volte sono sbagliate e offensive. Io sento spesso al telegiornale quando un giornalista dice il trans e non dice la trans o il trans, perché dovete sapere, chi non lo sapesse, Marco ha detto l'acronimo LGBT, la persona trans o transgender è una persona che appunto transita da un corpo all'altro, può essere F2M, cioè da femmina a maschio o da maschio a femmina. Però c'è un caso in televisione, però il caso è pure sbagliato, cioè si parla di una persona transgender e si mette volgarmente il trans, quando invece magari è una persona che sta transitando verso il sesso femminile. Quindi già ci sono alcune piccole definizioni che dovrebbero essere variate all'interno dell'informazione, dovrebbe essere una maggiore sensibilità del tema che si tratta, anche perché dall'altra parte c'è una persona, lo ripeterò fino alla nausea, c'è una persona ha dei sentimenti e questi sentimenti possono essere traditi, offesi, quindi già l'informazione dovrebbe essere più trasparente, dovrebbe utilizzare e informarsi di più delle persone che sta descrivendo. Poi un altro termine che si usa moltissimo è zingari. Qualcuno ha detto rom, però nel poco tempo fa si parlava di zingari. Cioè la comunità rom è una comunità nuova, cioè, però prima si parlava di zingari, quindi quando c'è un furto si pensa allo zingaro, quando c'è un incendio si pensa allo zingaro, quando c'è qualcosa di sbagliato si pensa a questi scarti della società che sono venuti a mescolarsi in mezzo a noi per rubarci qualcosa che è nostro. In realtà noi di nostro non abbiamo niente, anche i vostri figli non sono vostri. Cioè i figli sono di loro stessi, e i figli voi li potete solo accompagnare in un percorso di crescita, come dovrebbe accompagnare la società in un percorso di crescita. E non parlare poi delle parole immigrati, clandestini, extracomunitari. E mi ricorda quando da bambino sulla spiaggia sentivo parlare di fucumpra, di cugini, non è che li chiamavano persone, non sapevano la nazionalità, però li identificavano in maniera negativa come cugini, fucumpra, e sono categorie pericolose di cui ci deve disfare perché non li comprendiamo, quindi sono persone che vengono qui per rubarci, per togliere qualcosa ai nostri giovani, perché i poverini non riescono a trovare lavoro, però io abito a Nocera Marina, li vedo tutte le mattine a girare con le biciclette, a fare avanti e indietro, per andare a fare cosa? A raccogliere le cipolle, cose che molti giovani non fanno, o fanno le banane, cose che molti giovani non fanno. Magari lo Stato potrebbe fare, non so, dei corsi di specializzazione per primo soccorso, magari per gli anziani, oppure persone disabili che non sai come trattarle perché non hanno delle competenze per, non so, accompagnare una persona. Ecco, magari anche gli italiani stessi potrebbero professionalizzarsi per comprendere i bisogni dell'altro. Nel tempo, logicamente, questi epiteti sono migliorati, si è passati da all'epoca pederasta, ricchione, frocio, busone, culattone, al uso invertito. Figuratevi che all'epoca c'era il termine capovolto ed era Pierpaolo Pasolini il re dei capovolti, principe. Poi l'informazione inizia anche a fare cosa? A ghettizzare, diciamo, la persona. A me per esempio un termine che non piace molto è la parola omosessuale, perché la parola omosessuale sposta l'attenzione sul sesso. In realtà ora si sta parlando anche un po' di più di omoaffettività, è già migliorato, però a me la parola omosessuale proprio in generale non piace, perché ghettizzi una persona, eterosessuale, omosessuale, gay, lesbica, persone. Noi siamo persone, indipendentemente dall'orientamento, che può essere sessuale, che può essere affettivo, perché tra l'altro ci sono anche persone che non hanno attrazione per forza sessuale, però stanno bene con una persona in compagnia, quindi nutrono un'affettività. Io eliminerei proprio la ghettizzazione, la categorizzazione, anche la persona disabile è una persona. Poi aggiungi disabile, perché è disabile in che senso? Perché non è abile a fare qualche cosa, ma perché voi potreste andare in macchina se non ci fosse la macchina. Cioè, addirittura, io adesso parlando sempre mi collego al discorso, perché poi ho preso appunti, ma poi passo da un'altra parte. La dottoressa Vingelli parlava appunto della condizione anche della donna, ma la condizione della donna si è evoluta qui nel nostro paese negli ultimi 50 anni, ma ci sono situazioni in cui la donna non può guidare la macchina in Iran.
deve per forza portare il velo perché non può scoprirsi in pubblico. Ci sono situazioni veramente al limite dell'impossibile. Adesso voi avete avuto la possibilità di ascoltare molti interventi da parte di persone che non sono diverse, hanno avuto la possibilità speciale di raccontare una loro esperienza. Infatti io ammiro non tanto la storia quanto la testimonianza che si fa ogni giorno. Cioè io non sto raccontando niente di particolare, sto soltanto raccontando quello che io vedo con i miei occhi. E l'immagine che vuole rimandare Liberi di voi è questa, cioè tu puoi rimandare ogni giorno con i tuoi occhi la verità. La verità che cos'è? Non è qualcosa di costruito, come spesso e volentieri avviene nei mezzi di informazione. La verità è qualcosa che tu puoi vedere se la vivi e se addirittura ti rapporti con una persona che non comprendi. È diversa da te soltanto nell'esperienza che fa della propria vita. È diversa solo per l'esperienza che fa, non perché fisicamente è diversa. Ognuno di noi fisicamente può essere diverso, può avere un neo che ci differenzia da un'altra persona, però è l'esperienza che vi fa essere persone diverse. E io, coincidenza come Orwell, prendo una frase che dice: nel tempo dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario. Quindi l'unica possibilità che avete è quella di vivere la verità, qualunque essa sia la vostra. La verità è la vita, quindi potete viverla liberamente. E noi di Liberi TV, con il sottopancia Liberi Spazi di Parola, vogliamo dire proprio questo: voi avete la possibilità di dimostrarvi diversi dagli altri solo essendo voi stessi, indipendentemente da come siete. Quindi ditelo tutti i giorni, non a Liberi TV, ditelo per la strada, moltiplicate la vostra libertà comunicandola all'altro, perché anche quando vi ritorno alla Bibbia diceva andate a moltiplicatevi, non era un moltiplicarsi fisico, era un moltiplicatevi anche l'uno con l'altro. Io quando passo l'informazione a un'altra persona ho moltiplicato il mio sapere perché l'ho comunicato, io sto comunicando qualcosa. E già all'epoca, quando i primi uomini andarono sulla Luna, la prima cosa che fecero era mettere una bandiera per dire noi siamo stati qui. E il modo per dire noi siamo stati qui è comunicarlo all'altro. Basta uno solo, però lo avete comunicato, lui lo dirà un altro e così sarà per sempre. Grazie. I lavori di questo convegno adesso li organizziamo in questo modo. Interverrà Giuseppe Valentino, si già Cecilia Lanzaro Mezzi e presenterà la sua relazione. Io vi presenterò il progetto e questa presentazione, il progetto, perché questo convegno è semplicemente l'inizio di un percorso. La mia presentazione durerà non più di 3 minuti, dopo vorrei aprire un breve, diciamo, momento di dibattito e chiuderemo con la proiezione di un video che dura poco, una settantina di secondi, che è molto significativo. E volevo, diciamo, fare una brevissima chiosa su questo, perché è vero, informazione, parole e il valore delle parole. Cioè, l'omofobia è un termine che non descrive bene di che cosa stiamo parlando, perché l'odio nei confronti dell'omosessuale, cioè l'omosessualità non è né più né meno che una caratteristica umana. Cioè una caratteristica, vorrei dire, non può essere il colore della pelle, non può essere un'origine etnica. Per cui gli atti di omofobia in realtà affondano mani e piedi in un brodo di cultura molto peggiore, che è il razzismo, e per tali vanno identificati e trattati. Poi, sul termine invece, proprio perché le parole hanno un significato, sul termine diversità, che sia diciamo in chiave positivo, che sia in chiave negativa, io ho trovato un mio personale spazio, diciamo, di felicità nel sostituirla questa parola, e sono passato da diversità umane a varietà umane. È un concetto, diciamo, che non è soltanto lessicale, ma ha in sé un concetto molto profondo, perché se riconosciamo le varietà umane, allora proprio per le nostre caratteristiche umane, questo in prima battuta include, diciamo, curiosità. E la curiosità ti fa nascere la voglia di conoscere. Quando tu conosci, accetti e quindi rispetti, e il rispetto si trasforma molto velocemente in amore.
Quindi passo la parola a Giuseppe Valentino, segretario generale della CGIL Catanzaro Venezia, che ci presenta la sua relazione, il lavoro del sindacato contro le discriminazioni. Grazie. Grazie per avermi chiesto di intervenire oggi, intanto perché credo che sia stata per me una utile giornata di lavoro. Sottolineo questo termine, lavoro, noi, io rappresento in questo momento la CGIL provinciale di Catanzaro Lamezia, un'associazione di lavoratori, un'associazione libera, indipendente, un'associazione che si fonda sulla Costituzione, che quindi ha trovato interessante e anche utile, produttivo, provare a stringere rapporti sinergici con l'associazione Certi Diritti a fare le cose che manco più spiegavano con l'osservatorio. C'è una giornata di lavoro perché spesso quando mi interesso personalmente o l'organizzazione si interessa di argomenti che vanno oltre la tutela delle vertenze di lavoro collettive o individuali, cioè quando rappresenti i metalmeccanici, i medici, eccetera, 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 c'è sempre qualcuno che ti dice che non stai facendo il tuo lavoro, appunto, perché non vai a lavorare, perché non ti occupi di quello che compete direttamente a te. Ed è frutto, io ritengo, di una società che si categorizza e tende a categorizzare molto la nostra vita, lo dicevano prima diversi interventi. È frutto anche del fatto, insomma, che questa società è disgregata, è precaria ed è vive di paure, proprio come appunto il lavoro in questo momento, che caratterizza fortemente la società e ne indebolisce la democrazia proprio perché ha quelle caratteristiche. Per cui è molto più complicato oggi che appunto le nostre visioni differenti dall'omologazione, dall'identità forte trovano spazio dentro la società. E lo faccio qualche esempio, diciamo, personale per aiutare il ragionamento. Una discussione su Twitter dell'altra sera che ho avuto con una persona mentre guardava una trasmissione televisiva, trovo un tweet in cui, insomma, si posta la fotografia della giornalista che è scritta al Partito Democratico. Per cui io, un po' indignato dal fatto, insomma, che il merito dell'aggiornamento non fosse di che colore fosse la giornalista, ma era il merito appunto del razzismo, si parlava di immigrazione in quel caso, e ho risposto: mi sembra sbagliato, mi sembra non corretto che appunto una giornalista venga identificata per la propria testa mentre se quello che sta dicendo, e provocatoriamente ho detto: quali altre categorie di lavoratori non possono avere la testa in tasca secondo te? La risposta è stata sì, ma io ho aggiunto ancora un'altra cosa: ma scusa, se vai al bar c'è la barista che del PD non ti fa il caffè perché sei del Movimento 5 Stelle piuttosto che di qualche altro partito, scusa, fammi capire qual è il ragionamento. Allora mi è stato risposto che è una visione ben misera della democrazia se paragono un barista ad una giornalista. Ed è là che io trovo la discriminante, la discriminazione. Nel fatto che vi sia un lavoro più utile dell'altro per la democrazia, io penso che invece tutto il lavoro sia utile a far crescere la democrazia, il barista, il lavoratore, il bianchino, l'infermiere, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, l'idea di dover categorizzare, di dover categorizzare è sempre un altro, anche all'interno di un contesto che non è appunto la divisione sessuale, la divisione di pelle e di colore. Allora, scendendo giù nella scala, diciamo, della discriminazione, c'è sempre appunto un modo per discriminare l'altro e trovare un modo per discriminare chi appunto non si omologa e non si identifica. E io penso che intanto ci sono delle cose che dobbiamo fare perché questa cosa venga contrastata. E penso che molta parte dei ragionamenti che sono state fatte, molte delle associazioni che sono intervenute, molto del lavoro delle associazioni è utile a cambiare la nostra società in meglio. Ed è utile appunto cambiare anche il modo con cui ci si rapporta
esempio. Penso, e faccio un altro esempio al linguaggio. Lo uso sempre, spesso, quando ragiono con la mia compagna, che è abbastanza femminista, nel senso, cioè, giochiamo molto su questo aspetto. E le faccio l'esempio della canzone Bella Stronza di Marco Masini. E penso, insomma, che sia difficilissimo che questa canzone oggi passasse a Sanremo, come ha fatto, diciamo, qualche tempo fa, perché Masini nella canzone si incazza perché dice: ma scusa, hai chiamato la polizia solo perché ti volevo pestare, no? In un pezzo della canzone. E credo, insomma, che quella cosa sia passata però culturalmente, no? Indifferente per molti, o molte persone che hanno ascoltato quella canzone, era indifferente, non creava disagio ascoltare quel pezzo e dire: scusa, ho chiamato la polizia, sei una stronza, insomma, ti volevo solo pestare, mi hai fatto perdere la pazienza. E quindi, insomma, era legittimo, ed era legittimato dalla società, evidentemente, se quella cosa fosse potuta passare attraverso la censura, che spesso, insomma, censura altri aspetti della nostra vita, e appunto entra nell'intimità delle persone, entra nella propria catena valoriale, la fa diventare universale. Quando si fanno gli esempi sulla procreazione, io non amo chiamarlo diritto all'aborto, perché non penso sia tanto un diritto, o va inserito tra i diritti. Sta nelle cose, diciamo, umane, sta nella questione, diciamo, dei diritti certo universali, della libertà della persona, rispetto, diciamo, all'eutanasia o altri argomenti. Sono questioni che io ritengo, sono discussioni che noi spesso facciamo perché siamo in un aspetto della democrazia, appunto, che è malata, perché quando c'è un'istituzione, un ente che vuole invadere la mia libertà, allora lì si parla, io penso ci sia autorità, no, si passa, diciamo, dalla democrazia all'autorità, perché, insomma, puoi decidere e definire, insomma, il mio orientamento sessuale, la mia visione, appunto, sulla vita, e magari non ti occupi di altro, cioè non ti occupi delle cose che possono far star bene, appunto, le persone. E arrivo, diciamo, alle cose da fare, perché credo, insomma, che le cose da fare siano poi nel merito, per quello che fa la mia organizzazione sindacale, provare, diciamo, a cambiare, e provare a cambiare la società in questo senso, cioè arricchire e contribuire affinché delle cose, insomma, succedano, perché fa bene fare a tutti. Quando si parla di servizi, quando si parla di servizi alle persone, si parla di lavoro, si parla di offerta lavorativa, di possibilità di crescere, perché ha il lavoro. Quando si parla di privatizzazione, quando si parla del fai da te, perché questo è lo stato del fai da te, cioè di occupati tu delle tue condizioni, perché noi non siamo nelle condizioni di offrirti, appunto, un servizio, ecco lì fa, diciamo, emerge molto del ragionamento del perché in questo momento ci troviamo dentro una crisi disastrosa, e perché in questo momento, insomma, i numeri della disoccupazione sono quelli, perché viene lasciato agli altri il dovere e l'obbligo di occuparsi di se stessi, penso, appunto, ai servizi disabili, e quando facciamo le nostre discussioni sui servizi disabili, è quello che è il ringraziamento più grande che faccio per questa giornata, è proprio perché il ragionamento aiuta ad arricchirti, aiuta ad arricchire anche quando fai le tue rivendicazioni, perché penso, ad esempio, che noi non teniamo conto, molto conto, anche quando discutiamo di questo tema, del mondo della disabilità, anche dell'assistenza domiciliare. Voi pensate ai bandi che sono stati fatti dai comuni con i fondi europei, grazie al piano Barca, rispetto all'assistenza domiciliare integrata. Noi abbiamo sollevato qualche critica, non siamo entrati nel merito e nel cuore del ragionamento, e dovevamo farlo. E questa giornata mi ha aiutato in questo senso. Perché quel bando dice che è riservato alle persone dai 60 oltre 65 anni, perché si pensa che la disabilità sia legata necessariamente alla condizione dell'età, è riservato agli oltre 65 anni, quindi possono rifare richiesta di accesso alla domanda solo quelle persone, e la cosa più esilarante del bando è che i punteggi per le persone che devono fare assistenza sono legati ad un disagio sociale, e semplicemente ad un disagio sociale, non alla professionalità, al fatto, insomma, che chi mi assiste abbia, diciamo, una professionalità e possa farlo dignitosamente,
possa sollevare, diciamo, il mio disagio in maniera dignitosa e soprattutto qualificata. Cioè, se io sono il marito di una donna che sta in carcere e faccio richiesta di prestare servizio per l'assistenza domiciliare integrata, avrò più punteggio di chi magari, insomma, è uscito fuori da espulso da un'azienda di sanità privata per via della crisi, eccetera, eccetera. E queste sono delle cose che ci impegniamo a sollevare ai comuni e alle comunità che hanno fatto, diciamo, elaborato quei bandi, ma sono tutti identici in quel modo, perché la legge classificava, appunto, e dava quelle possibilità e premiava quei bandi che erano costruiti in questa maniera. Ed è uno degli esempi. L'altro, per esempio, io seguivo gli edili prima, e anche qui, insomma, abbiamo tentato, ed è molto complicato in questo periodo anche discutere e parlare di diritti che siano, diciamo, vadano oltre a devo lavorare il salario, diciamo, vengono meno anche i ragionamenti su questo, ma noi conducemmo una battaglia che abbiamo perso, mentre in alcune regioni italiane si è riuscita a farlo, per esempio sui dormitori e sulle alloggi per gli operari. La legge è una legge che risale, diciamo, a prima della Repubblica, ed è difficile venire fuori perché ti dà delle misure per posto letto, per cui tu puoi trovare le dormitori con 50, insomma, posti, con 50 posti letto delle vere camerate, che impediscono, appunto, insomma, il cittadino sollevato da qualche operario che aveva fatto una battaglia, impediscono oltre alle norme minime, diciamo, di convivenza civile, quando devi stare con 50 persone sottoposte a turni di lavoro e sei lontano da casa. E noi abbiamo messo su una battaglia all'epoca sul fatto che la regione si potesse dotare di una misura in cui definire normale i dormitori e quindi provare, diciamo, ad avere delle stanze singole anziché delle camerate per gli operari. Le altre questioni sono, diciamo, il lavoro da fare anche quando ci troviamo di fronte a situazioni che richiedono, diciamo, un ragionamento che è preventivo possibilmente. Allora, noi abbiamo ascoltato da dove nascono le discriminazioni. Nascono dalla poca cultura, dall'ignoranza, dalla paura del diverso, dalla paura di quello che non conosco, dalla paura di quello che non so. E ci siamo trovati insieme a Marco, per esempio, in un liceo di Catanzaro, e anche lì abbiamo assunto un impegno che dobbiamo portare avanti, dobbiamo continuare a portare avanti, perché scopri di vivere in una società che si riempie la bocca quando, appunto, succedono eventi eccezionali che fanno balzare la nostra morale, che ci fanno traballare, e quindi, insomma, ci indigniamo. No, e lo scopri quando succede un episodio di bullismo, quando succedono episodi di violenza, eccetera, 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 poi scopri che il tuo Stato, la tua nazione, ha escluso dall'insegnamento l'educazione sessuale. E quindi, insomma, ti trovi davanti al fatto che c'è lo Stato che si ritira, cioè getta la spugna e butta le armi rispetto al fatto che la visione che hai della società può modificare dentro quel contesto, e spiegare a un ragazzo, una ragazza che ha, diciamo, delle differenze dal punto di vista del proprio orientamento sessuale, che quella cosa non è nulla di anormale, ma che, appunto, insomma, sta vivendo una fase in cui sta scoprendo la sua sessualità e ne parla con un esperto, questa cosa gli viene impedita perché, appunto, viene lasciato tutto al privato quando va bene, insomma, oppure alla solitudine e alla famiglia che viene, diciamo, decantata dalla nostra società come il nucleo che è fondamentale per la crescita, sarà pur vero, però è pur vero, insomma, che le violenze, appunto, di sessuali per la maggior parte dei casi si svolgono in famiglia, e, appunto, l'episodio che raccontava Marco della sorella che va a denunciare ai carabinieri, questo mio fratello è omosessuale, quindi lo voglio denunciare perché penso, insomma, che stia commettendo un reato contro l'umanità, e purtroppo di queste cose, diciamo, rischia di, come si ricordava ieri, ci sono tanti nel mondo, rischia di contaminarsi il mondo se non facciamo delle azioni che possano invertire la tendenza. E quindi le nostre battaglie si dovranno concentrare su questo, io ritengo, insomma, si dovranno concentrare sul fatto che
Per esempio, non si può lasciare, perché anche questo è uno Stato che lascia la libertà di coscienza. Questa cosa a me, io la ritengo insopportabile alla politica. Quando i parlamentari dicono su questo voto abbiamo lasciato libertà di coscienza. È come dire, insomma, faccio una legge sull'aborto, appunto, e poi lascio libertà di coscienza, se il medico obiettore di coscienza, appunto, insomma, non troverò mai una struttura che mi dica, no, che mi aiuti a superare il mio problema. Ecco, di problemi di coscienza e di libertà di coscienza è pieno il nostro mondo, e noi invece dovremmo essere quelli che stimolano davvero, insomma, la coscienza delle persone con azioni reali. Io credo che per farlo, ecco, dovremmo arricchirci e dovremmo continuare ad arricchirci in un percorso che metta assieme, mette a frutto le cose che facciamo, perché viene a scoprire queste bellissime iniziative, interessanti iniziative, che molti di noi fanno un lavoro, ma lo fanno appunto non organizzato, comunque l'uno non conosce il lavoro dell'altro. Almeno quello che dovremmo provare a fare è metterlo insieme questo lavoro, capitalizzarlo, almeno dal punto di vista, diciamo, della conoscenza. Sapere che ci sono tanti soggetti, sapere che c'è tanta gente che lotta per queste cose, perché sennò il rischio è di far rimanere solo chi è già solo, o chi è sulla soglia di dire, insomma, io sto mollando, perché sono da solo che sbatto da anni su questa cosa, non ce la faccio più, sono stanco. Ecco, non diamo spazio alla stanchezza e proviamo a, sapendo che è complicato, che è difficile, perché appunto viviamo con in direzione ostinata contraria, questo, la mostra di Andrea è bellissima, per cui ovviamente sta frase. No, e lo facciamo ogni giorno, però sapere che siamo in compagnia fa sempre bene, fa sempre bene alla lotta che dobbiamo fare avanti, che, sulla quale noi, diciamo, dobbiamo avere degli obiettivi che la caratterizzano. I nostri, per quanto ci riguarda, per tornare al lavoro, per tornare al ruolo della CGL, sono quelli di far vivere dentro il lavoro alcune cose, che siano cose, diciamo, che valgono come tutela dei diritti, come simboliche. Abbiamo portato avanti anche il fatto che non consente all'ingegnere Reggio Calabria, siamo riusciti, diciamo, ad ottenere attraverso la contrattazione il diritto alla pausa matrimoniale anche per le coppie, diciamo, di fatto, e qualsiasi sia il loro orientamento sessuale. Noi dobbiamo provare a entrare dentro le istituzioni e si dare su questo punto, da dove appunto sono le istituzioni stesse a creare paura, a creare differenze e alimentare appunto alcuni atteggiamenti che vanno contrastati se si può vivere, diciamo, in un mondo che sia tanto libero e che poi, insomma, abbia a cura e a cuore le persone. Grazie, allora nei tempi ci stiamo. Io vi presento il nostro progetto, che sono un po' la sintesi, la conclusione del nostro lavoro, prenderemo un momento del dibattito e poi dopo quei 70 secondi di video in chiusura. Allora, il convegno di oggi, questo incontro di oggi, non è che l'inizio proprio di un percorso, proprio sulla strada che ci suggeriva, indicava Giuseppe, e vi leggerò questa brevissima sintesi, dura appena un minuto. La necessità di promuovere questa iniziativa parte dalla considerazione che la strategia di lotta contro le discriminazioni, attuata secondo una logica di segmentazione, compartimenti stagni, non hanno prodotto grandi risultati. L'obiettivo che si propone in questo primo convegno è quella di favorire strategie contro le discriminazioni multiple, orientamento sessuale, identità di genere, orientamento religioso, disabilità, condizione sociale, origine etnica, eccetera, attraverso un'azione sinergica con quelle realtà associative che ne condividono le finalità e che riconoscono nel razzismo, nel patriarcato, le radici storiche e culturali delle discriminazioni multiple. Il tutto attraverso un'azione di sensibilizzazione di movimenti, partiti, enti, persone, singoli. Ciò al fine di favorire non solo il dialogo fra tutti gli attori sociali, ma il superamento effettivo delle barriere fisiche e dei limiti culturali e ideologici che impediscono a tutte le persone l'accesso vero alle varie opportunità. Questo diventa un momento per fare rete con altre realtà associative, movimenti, partiti, enti, che significa prima di tutto condividere le istanze di chi è diverso tra i diversi, riconoscendo quindi tale diversità come varietà umana. L'auspicio è quello di porre le basi per costruire la casa dei diritti, un luogo che ci proponiamo di far prendere forma negli enti di prossimità dei cittadini, cioè comuni, province, le loro trasformazioni e le regioni.
che intenderanno abbracciare chiaramente questa impostazione. La Casa dei diritti diventa un laboratorio per dare attuazione ai principi costituzionali di libertà, uguaglianza e pari opportunità, secondo il rigoroso principio di laicità che non esclude il diritto alla libertà di culto, ma lo circoscrive in un ambito privato ben lontano da una dimensione pubblica di interferenza e allo stesso tempo uno spazio di tutela appunto delle discriminazioni multiple. Ora ci ha raggiunto il sindaco Gianni Speranza, questo mi fa molto piacere, e se noi siamo quasi in conclusione dei nostri lavori, stavamo per aprire un dibattito, però se il sindaco vuole quindi io aprirei un momento di dibattito, però ho chiesto la parola al signore in fondo e dopo gestiamo appunto questa fase finale con la prevenzione del video. Questa è la parola al signore. Purtroppo compagno di fronte.
i genitori avevano già, i fratelli e sorelle, bloccato la possibilità per lei di entrare in casa. Questa cosa è accaduta per molti anni, nel senso che pochi anni fa, sono passati 20 anni, pochi anni fa è stata risolta la situazione, con tutte le sue problematiche, con tutti i suoi indumenti dentro. Quel momento è stato il momento in cui quella presa in considerazione normale dell'omosessualità per me è diventata il fatto della mia vita, nella quale ho capito che questa voglia di diciamo, sottolineare la omosessualità opposta alla mia affettività è l'elemento vero della differenza che esiste. Però una cosa che voglio dire, e come Presidente della Cultura sono sindaco d'accordo, credo che sia importante che la Mesa diventi anche una capofila per quanto riguarda la Casa dei Diritti, che il sindaco è sempre portato avanti, tutto, noi non siamo la stessa corrente, però su questi punti siamo sempre stati d'accordo. Credo che sia importante che oggi si dia informazione giusta, perché per oggi l'omosessuale è una figura che viene disegnata, come diceva prima il signore, sempre come le cose più volgari, come le gay pride, dove vengono inserite soltanto figure che inneggiano alla violenza, fenomeno da tanto fare, quando invece non è così, nel senso che ultima esperienza ho vissuto anche nel campo della moda, perché presente nella comunità di una società di stilisti, dove il 90% delle persone che vivono in quel mondo sono omosessuali. E lì ho visto piangere, ho visto soffrire, ho visto avere gli stessi sentimenti che hanno tutti, ho visto che non c'è diversità, cioè in quel caso io ero diverso. E quindi quando si parla di diversità, o di come la chiamerei, la verità, e bisogna domandarsi sempre con un vecchio film diverso da chi, nel senso che bisogna capire chi è il diverso rispetto a un altro. E quindi volevo fare questa piccola testimonianza che mi impegnerò nel mio piccolo a poter portare all'interno del Fondo di Universitario, in Commissione Cultura, quello che voi state proponendo, ringraziando di aver arricchito il nostro, diciamo, il nostro io, perché ogni tanto invece di parlare delle solite invece le tradizioni politiche dell'Italia, queste cose vanno bene lo spirito perché portare benefici. Grazie. Questo momento di convegno è un po' tutto il festival.
E poi perché comunque avendo molta gente, diciamo, impegnata, molte associazioni, molti clienti impegnati in queste cose, quindi per noi sarebbe diciamo, molto produttivo andare a, a confrontarci con voi, a trovare insieme un metodo o comunque un oggetto per quello che vogliamo andare a elaborare. Riguardo a tutto quello che si è detto, io penso che cioè un po' volevo tramandare le basi, insomma, che sono del, di quello che è la nostra associazione, che è quella della riscoperta della, in sé della diversità, cioè il fatto di essere, cioè della diversità che ci può essere, guarda, faccio questo esempio tra me e lei, che comunque non siamo di origini etniche diverse, non abbiamo esteriormente delle indicazioni differenti, però sicuramente io ho la mia personalità e lei ha la sua, quindi comunque siamo diversi. E la cosa positiva è che se andiamo a scambiarci dei pareri, sicuramente nascerà qualcosa di produttivo, mentre se eravamo identici in tutto, sicuramente non era nulla di più di quello che era da solo. Quindi questo è sempre stato, diciamo, il concetto base su cui sono generate poi le nostre attività. Quindi pensiamo che dalla diversità nasce sicuramente una crescita culturale e che quindi quelli che sono i percorsi iniziali da adottare sono proprio l'essere propensi alla scoperta del prossimo e a capire tutte le caratteristiche che differiscono delle persone per crescere culturalmente. E, ovviamente i discorsi in cui si diceva, si davano delle terminologie identificative, quello ovviamente fa parte di una, secondo me, di un inizio di percorso sbagliato, perché comunque quello di etichettare già qualcosa che esclude, già qualcosa che può dare un senso di presunzione, perché comunque identificare una persona non per quello che io ho valutato conoscendola, ma per quello che mi è stato detto in TV, ovviamente in determinati casi TV che parlavamo prima, cioè ci fa piacere comunque ogni tanto qualcosa di voluta c'è pure. È comunque un comportamento non, cioè, assolutamente ignorante, nel senso fare quello, cioè fare delle cose in funzione di quello che mi è stato detto e non in funzione di quello che io ho avuto modo di conoscere, di approfondire soprattutto. Quindi ora non voglio essere dilungarmi troppo, anche perché comunque il mio intervento è nato dallo stimolo di quello che si è creato stamattina. Ma volevo invitare tutti gli enti che ci sono stamattina a risentirci, a tenerci in contatto, perché comunque insieme, facendo rete, come insomma detto lei prima, si può riuscire a dare un messaggio positivo e andare in dotazione per cambiare qualcosa. Grazie mille. E su questo posso, diciamo, fare una luce da adesso. Cioè, andando proprio verso la costruzione della casa dei diritti, che noi ci auguriamo possiamo mettere in piedi con la collaborazione degli enti di prossimità in questi comuni, in una data che stiamo cercando di individuare, posta nelle prime due settimane di giugno su Catanzaro. Stiamo già lavorando ad organizzare una conferenza esclusivamente dedicata alle associazioni, proprio per favorire questo percorso di presentazione, di conoscenza, che cosa facciamo e che cosa vogliamo fare con la Casa dei Diritti. Allora, mi hanno chiesto la parola a Claudio e chiude poi dopo Federica, c'è anche lei, per cui do la parola a Claudio. Grazie, complimenti per il convegno, ho seguito davvero con tantissimo interesse, che interesse che non mi capita di avere nella normalità dei talk show che di solito si sentono soprattutto in televisione. Ci ho tenuto a intervenire perché penso che è molto importante è il porre anche la ricchezza di questo dibattito, gli spunti nella crisi di tanti, da diverso tempo si parla della democrazia,
soprattutto come problema di portare e rendersi conto che tutto lo spazio che magari si riesce a guadagnare da un lato si perde se poi dall'altra parte la partecipazione, e quindi ci dobbiamo dire questo, le regole, il diritto che vive negli strumenti di democrazia diretta, gli strumenti di partecipazione, poi a poco appunto vengono bypassati dal potere così come è stato e come continua ad essere. Cosa voglio dire? Voglio dire che poi quando ci si scontra con i problemi reali, con la necessità di far fronte al bisogno, il lavoro appunto e quant'altro, si innescano inevitabilmente meccanismi nei quali si ha il fastidio nei confronti della ricchezza del dibattito e del confronto, che nella crisi della democrazia e nell'utilizzo di strumenti di partecipazione diretta è stata vista e presentata come l'agitazione del tessuto sociale, che viceversa questo convegno ha proprio messo in risalto come persona e quindi come molteplicità di spunti e di osservazioni che nel paese sono visti e ritrovati in ogni persona proprio quando questa ricchezza è diventata dibattito nell'utilizzare gli strumenti appunto di democrazia diretta, e quindi nell'avere anche, come dire, un riferimento agli appuntamenti elettorali diverso l'altro dalla voglia, dico subito, della passività con la quale anche appunto la televisione e l'informazione ti manda un messaggio giornaliero di impotenza nei confronti a un corso. Io ho posto qui la lista Amnistia, Giustizia e Libertà, sono 8-3 anni che ci battiamo per questo obiettivo. Perché lo dico? Perché anche in televisione è passato l'obiettivo delle carceri, quando noi dicevamo assolutamente altro, dopo 3 anni non siamo riusciti a far arrivare questo messaggio, perché la strogatura è appunto l'impossibilità di portare la gente a ragionare sul fatto che il Parlamento è libero di votarla o meno l'amnistia, perché mai quei problemi che noi abbiamo denunciato di riforma della giustizia complessiva potevano essere risolti anche con altri strumenti che non ci sono stati, perché non c'è stato il confronto, e perché gli strumenti di democrazia diretta devono vedere proprio questa ricchezza di fronte attorno al quale la casa di diritti poi diventa, in questa prospettiva, veramente la casa della Repubblica. Ci devo dire questo e finisco subito. 4 punti penso che possono essere importanti per il proseguo del lavoro. Io lo devo avere in questa prospettiva, vale a dire liberalizzazioni che sono state tante volte annunciate, che vengono fatte in malo modo perché hanno anche una diversa e alta prospettiva del pubblico, e quindi altre diverse regole di antitrust che si voterà appunto per l'Europa, e gli interessi economici sono stati e diventano sempre più impossibili da poter trattare, con finire con la forma della partecipazione, che significa io partecipo qui in Italia perché posso partecipare anche in un altro paese, a quel lavoro, di quel partito, piuttosto che di quell'altra organizzazione, e perché attraverso questo si musso gli interessi che da anni poi appunto hanno impedito la ricchezza che io ho ascoltato proprio oggi, e per questo vi ringrazio, vi rinnovo i complimenti. Ho colto
degli interventi interessanti, per cui Marco, e quindi volevo cogliere l'occasione per far vedere anche con le altre associazioni che sono in sala. Noi relativamente all'argomento che stiamo toccando oggi, diciamo che siamo particolarmente sensibili, e lo dimostra il fatto che abbiamo dedicato la conclusione di tutte e tre le nostre rassegne. Il primo anno abbiamo concluso con Milk, il secondo con Italy, Volitor Vivid, e quest'anno quella di Dedelli, che trattano le tematiche in maniera diversa, trasversale. Le diversità le tocchiamo, diciamo, durante tutto l'anno con tutti i vari film proposti. Si parlava anche di disabilità, e quest'anno uno dei nostri film che ha avuto molto, diciamo, successo è stato il titolo The Sessions. Esatto. E quindi, insomma, vogliamo cogliere l'occasione per invitare tutti quanti a fare delle per eventualmente degli incontri, di organizzare delle situazioni insieme per sensibilizzare, perché questo appunto è il ruolo delle associazioni, fare rete, sensibilizzare su argomenti di cui normalmente non si parla abbastanza o non si parla correttamente. Quindi grazie per l'intervento di oggi. Prima di dare la parola a Federico, non so se c'è qualcuno che vuole intervenire. No, Federico Cerminara, perché voleva intervenire pure lui, e poi qual è il tempo quest'ultimo scansione di vita. Per chi mi conosce, ricopro sempre il ruolo di bacchettone, per cui volevo fare due precisazioni che per me sono fondamentali. La prima è relativa all'intervento, mi dispiace che non ci sia la Presidente dell'Associazione Universo Minori per potervi replicare, ma reputo che il bullo non sia una vittima, ma sia semplicemente una persona che ha attraversato un processo di socializzazione nel quale l'omosessualità è stata acquisita come un disvalore e come tale va considerato, perché altrimenti se andiamo a cercare delle attenuanti sulla figura del bullo rischiamo di fare lo stesso discorso che la professoressa Vincenzo ha evidenziato quando diciamo che diventa bullo per questioni di familiari, per questioni diverse, è bullo semplicemente perché ha interiorizzato l'omosessualità come un disvalore, quindi come qualcosa di negativo. Non cerchiamo attenuanti. Altra nota è questa. Io penso che da un lato noi siamo vittime di un processo che ha avuto inizio negli anni 90 che si chiama globalizzazione. Non è indifferente il fatto che la globalizzazione abbia attraversato le nostre vite non solo dal punto di vista economico, ma ci sia stata una spinta proprio ad un appiattimento delle differenze, per cui siamo vittime di un processo di omologazione che vuole le persone le une uguali alle altre. Però attenzione, perché se da un lato noi valorizziamo le differenze, valorizziamo la varietà, come giustamente ha sottolineato Marco, io condivido pienamente, nelle strategie d'azione è importante, nel rispetto di questa diversità anche associativa, nel rispetto dell'identità dei singoli prima e delle associazioni poi, andare alla ricerca di un comune denominatore. Altrimenti la battaglia per i diritti umani che noi vogliamo portare avanti ritorna ad essere un tiro alla fune. Ritorna ad essere una modalità con la quale qualcuno cerca di dimostrare che una discriminazione è più grave dell'altra, una discriminazione è più importante dell'altra. Non è questa la prospettiva con la quale bisogna costruire le strategie, altrimenti cadiamo in quell'inganno che porta a considerare non le varietà, ma gli individualismi. Non vorrei che si ritornasse alle monadi, quindi a dei microuniversi che restano tali. È importante che ci sia un nucleo che è il nucleo della persona col proprio sistema valoriale che deve diventare irrinunciabile.
Lo stesso discorso vale per le associazioni. Noi non siamo l'unica associazione in Calabria che ci occupiamo in prevalenza di tutela delle persone LGBT, però ci sono varie modalità con le quali arrivare ai risultati. Allora l'invito è chiaro che ogni associazione debba cedere qualcosa, perché costruire una strategia per individuare degli obiettivi comuni ci porterà necessariamente a smarrire un po' di noi, ma in questo perdere un pezzo di noi stessi credo ci sia poi un valore aggiunto che è ancora più importante, quello di individuare dei punti di contatto sui quali lavorare e costruire una casa dei diritti che diventi uno spazio per tutti, altrimenti diventa mera utopia. Grazie. Ci sono ancora le discriminazioni più profonde.
se mi posso dire, la mia esperienza di insegnante è questa. E quindi certo che c'è un cambio, non è soltanto, è un campo, come posso dire, di promozione dei diritti, il posto che mi interessa tantissimo, cioè non della politica, come posso dire, parlata, gridata, personalizzata, mediatica, ma proprio un campo di crescita. E quindi andiamo ad imparare le cose. Poi sapete come sono le cose calde, spesso il comune viene investito, perché magari anche il comune non rispetta qualche dritto con la qualche mia esperienza, magari io sto parlando e voi mi, giustamente mi potete dire, non c'è anche il conto comune che in questi 9 anni non si è sentito, ha fatto qualche discriminazione. Se io mi dovessi dire questa cosa, come rispondo, sì, secondo me è meglio, anche il comune ha fatto qualche discriminazione, però credo, questo lo dico anche quando non sono possibile, se ne invitate, i comuni non sono il centro della discriminazione, sono anche spesso, usare la parola vittima non sarebbe giusto, ma sono anche costretti, sono discriminati e sono costretti a fare discriminazione. Cioè noi viviamo in una realtà nella quale il vero potere, la regione in parte ce l'ha perché ci contano i soldi e gestisce anziché programmare e decennare. Il vero potere si fonda sempre su discriminazione. Laddove ci sono i soldi si possono fare le cose, perché non si allarga la democrazia, non si allarga la partecipazione. E quindi io concludo dicendo che la cosa di oggi abbiamo solo da studiare e da imparare. Cioè quello che fate è importante, perché anche una persona della mia età e con un'esperienza politica di 9 anni che ho fatto sul sindaco, con un'esperienza amministrativa eccetera, può imparare da questo fatto giovanile anche delle cose che possono migliorare e portare qualche novità anche nel prosieguo. Quindi io vi faccio un incoraggiamento a proseguire, vi do la disponibilità nell'ultimo periodo a fare qualcosa di sé, ma vi incoraggio a proseguire, perché se questa cosa prende piede, diventa un fatto permanente, farà parte di quelle cose non innovative che sono in cavallo. Perché poi la cavallo non è soltanto, no? La vicenda allucinante del Consiglio regionale e delle istituzioni, ma c'è tante altre, un po' allucinante i fatti discriminatori che ci sono, ma poi le tante cose anche che possiamo mettere in piedi positivamente. E certo, ho fatto una battuta. Quando io ragazzo ho cominciato a fare politica, ho imparato alcuni nomi. C'era il papà di Matagena, che era ricco, faceva i monti di Reggio e era nei rapporti con la mafia. Sono diventato adulto, il grande, c'è il figlio di Matagena che è diventato deputato, fa affari con la mafia e poi con Scaioli, tutte le cose che ha fatto. Non vorrei che prima, quando sono vecchio, c'è il nipote di Matagena, quindi bisogna anche un po' cambiare, che fa gli stessi cose, no. E del padre con le stesse cose, sempre a Reggio Calabria con gli stessi ambienti politici e mafiosi, eccetera. A me vediamo di fare qualcosa di più. Grazie. Dovrebbero morire tutti.
ma è uno spot o è vero? No, questa è un'intervista di strada, cioè l'intervista. Scusate, avete fatto gender, avete scelto questo che ricordo più. Ma è vero, sì. La maggior parte, delle persone è contata, dopo ho voluto riservare l'ultimo video. Io la posso dire più carina, questa qua la posso dire, la cosa che dice. Quando ci sono state, non mi ricordo se erano le primarie, o naturalmente io prevedo, no? Alcune signore, però dato che la ricchezza del popolo di più soldi. Madonna mia, ci fate votare che io quello che chiedo. Lo facciamo per voi, però vi prego. Non ve lo mettete voi quello che chiedo. Però non c'era questa cosa così terribile, quella c'era. Sì. No, specialmente perché votare per vendolo, perché è ancora peggio. Uno che vota per vendolo e che è ancora no, non volevo votare, ci sono state facendo votare voi. Perché quello si vede che tipo è. No, lo stava facendo per interposta persona. Sì, appunto. Non chiudiamo con questo video che dico è veramente brutto, chiudiamo con invece un altro tenore che è quello che più ci piace e grazie appunto a Protone contro le discriminazioni ad Antonio Carrieri che si è prestato da intervistatore, Liberi TV che sugli argomenti più scottanti fa le interviste di strada e poi ce le offre senza filtri. In questo modo a noi piace questo messaggio di chiusura e con questo voglio dire vi ringrazio per la partecipazione, per l'attenta partecipazione, perché è stato impegnativo questo convegno. Ringrazio tutti i relatori per essere stati nei tempi, perché infilare 8 relatori con 8 relazioni in 2 ore non è stata impresa facile, per cui veramente bravissimi tutti e quindi io vi saluto lasciandovi a questo video. Grazie a tutti e buon pomeriggio.